Sei nella natura più selvaggia in cerca di un posto sicuro in cui accamparti. L'unico rumore che senti è quello delle foglie e dei rami che calpesti. Sugli alberi corrono allegri dei simpatici scoiattoli. A un tratto, ecco qualcosa di inatteso. Noti in lontananza, tra gli alberi, una cosa strana. Una cosa che somiglia a una struttura in cemento. Impossibile, pensi? Ti trovi ad almeno 30 km dal centro abitato più vicino, in mezzo ai boschi. Non c'è anima viva, per quanto ne sai. Tu e i tuoi compagni d'avventura deviate quindi dal percorso e andate a indagare. Avvicinandoti, noti che c'è una scala che però conduce da nessuna parte. Che ci fa lì una scala nel mezzo del nulla? E che nemmeno porta da qualche parte? Incarnando Sherlock Holmes, vuoi investigare a fondo. Chissà, forse un tempo c'era una casa o un edificio di cui oggi tutto ciò che resta è quella misteriosa rampa di scale? Eppure è strano, perché esplorando i dintorni della strana struttura non noti tracce di rovine o di fondamenta. Niente. Come se qualcuno avesse trasportato di peso lì nei boschi solo e soltanto quella rampa di scale. Chissà perché. Tu e i tuoi amici decidete comunque di non avvicinarvi oltre. Qualcosa di strano si nasconde in quella struttura, qualcosa di inquietante che avverti maggiormente ogni secondo che passa. Una voce dentro di te ti dice di dartela a gambe, più in fretta che puoi. Per quanto sembri strano, rampe di scale come questa, piazzate senza motivo tra i boschi, sono meno rare di quanto immagini. Alcune sono di legno, altre ancora in mattoni o in pietra. Certe sembrano antiche, altre sembrano state lavorate ieri. L'unica cosa che hanno in comune? Non conducono assolutamente da nessuna parte e si trovano sempre in luoghi remoti e misteriosi. Una delle più famose è a Chesterfield, New Hampshire, USA. C'è una lunga scala di pietra con archi in stile medievale nel bel mezzo dei boschi. Si presume appartenesse alla residenza di Madame Antoinette Cherry. La signora era una famosa cantante parigina, stabilitasi negli Stati Uniti più di 100 anni fa. Ma la scala fu scoperta solo nel 1962 e di tutto il resto della casa non c'era traccia. Un'altra scala misteriosa risale ad addirittura 9.000 anni fa ed è in un bosco qui da noi, in Italia. Stavolta la rampa di scale conduce almeno a una piccola piattaforma, in alto. Ma perché prendersi tanto disturbo per costruirla lì, nel nulla? Secondo gli esperti, potrebbe aver avuto un uso cerimoniale, ma si tratta solo di speculazioni e teorie. C'è un'anomalia nell'Oceano Indiano, nota come basso geoide dell'Oceano Indiano. Si manifesta con enormi distorsioni della forza di gravità e del campo magnetico. La causa? Depositi di minerali pesanti, profondi avvallamenti sottomarini e riserve di magma. La gravità terrestre, in effetti, non è sempre la stessa in alcuni punti del pianeta. Gli scienziati così possono capire i fenomeni che avvengono sotto la superficie. Un campo gravitazionale più forte indica la presenza di minerali più densi e viceversa. L'anomalia nell'Oceano Indiano forse è dovuta a una spaccatura del mantello sotto la crosta terrestre. L'isola di Niihau alle Hawaii sembra essere rimasta volutamente indietro nel tempo. Non ci sono auto, i locali si spostano solo a piedi o in bici. Non sorprende che abbiano le gambe robuste. Non hanno acqua corrente, internet o negozi. L'unica scuola sull'isola è alimentata a energia solare, più un generatore ausiliario. Il bello è che quella è l'unica isola in tutte le Hawaii alimentata a energia solare. Chiunque voglia stabilirsi sull'isola è sottoposto a una dettagliata spiegazione delle regole a cui bisogna adattarsi. Infrangerle comporta l'espulsione dalla comunità. Non lontano da Bangkok, nel nord-est della Thailandia, c'è una formazione rocciosa vecchia 75 milioni di anni. Sembrano quasi tre balene che nuotano insieme. Manco a dirlo, questo capolavoro della natura si chiama Roccia delle Tre Balene. Milioni di anni fa quest'area era un arido deserto. Il paesaggio però è cambiato col tempo. La roccia si è spaccata con l'azione dei movimenti tettonici e dell'erosione, creando questa spettacolare formazione. Se un giorno ti capiterà di visitare la zona attorno alla roccia, ammirerai splendide cascate e una natura rigogliosa e incontaminata.
Nel nord della Russia, tra le penisole Yamal e Jidan, si trovano delle enormi voragini scoperte nel 2014. Sembrano evolversi e modificarsi di continuo. Le voragini si allargano e diventano sempre più vistose. Non sorprende che siano state elaborate innumerevoli teorie in proposito. C'è chi tira in ballo i meteoriti e chi invoca antiche civiltà aliene. La spiegazione più probabile è meno spettacolare. Il metano, di cui è ricco il suolo, ha reagito con l'acqua e sciolto il permafrost. Le bolle di metano sono riuscite a insinuarsi nel suolo ghiacciato e a creare questi crateri. Forse antichissimi o forse no. Ora sei di nuovo negli Stati Uniti, nel New Mexico, verso la cittadina di Taos. Qui, riportato dal 2% dei locali, nell'aria sembra esserci uno strano ronzio. Forse collegato alle misteriose tecnologie di civiltà aliene da qualche altra galassia? Ma c'è anche chi sostiene che ci sia un'entità sinistra in città. Taos forse è maledetta da qualche antico spirito che punisce gli abitanti per qualche malefatta dei loro antenati. La scienza non ha ancora spiegato la natura di questo suono, ma è probabile che c'entri la particolare acustica della zona. O forse è solo un'allucinazione? Suggestionate dai racconti misteriosi sullo strano ronzio, le menti delle persone possono credere davvero di udire un suono che in realtà non esiste. Tra l'altro, il suono è stato descritto in modi diversi. Per alcuni è un brusio appena percettibile, per altri un ronzio. Ma non è l'unico esempio di suoni misteriosi in giro per il mondo. Quel brusio è stato descritto e udito anche altrove. In Scozia, ad esempio, dove gli abitanti di un piccolo villaggio hanno raccontato di un rumore più forte, simile a quello udito anche in una cittadina della Florida. Non si sa bene quando tutto abbia avuto inizio, ma i primi resoconti di strani rumori nell'aria risalgono agli anni 70 in Inghilterra. Ma esistono anche cronache di strani ronzii sentiti quasi 200 anni fa. Secondo le stime, soltanto il 2% delle persone in tutto il pianeta è sensibile al misterioso brusio. Forse le loro orecchie captano suoni a bassa frequenza, o forse la spiegazione è del tutto diversa. Ma a me capita di sentire un brusio solo quando qualcuno mormora la melodia di una canzone senza sapere le parole. Un vulcano in Indonesia erutta lava blu elettrico tra fiamme azzurre e viola. Il fenomeno si spiega facilmente. Il vulcano contiene alcuni tra i più alti livelli di zolfo nel mondo. Tanto è vero che il suo odore si sente da lontano. I gas solforici interagiscono con le altissime temperature dell'aria e bruciano al contatto con la lava, provocando fiamme blu. Nel cratere c'è anche il più grande lago solforico del mondo. E sì, l'odore è tremendo. I fiumi e i laghi sottomarini sono un altro strano fenomeno della natura. Sono zone ad alta concentrazione di sale, più dense dell'acqua tutto intorno. Ecco perché formano fiumi e laghi sul fondale. Hanno anche i propri moti ondosi, onde che a volte lambiscono le rive di questi bacini sottomarini. Persino un sottomarino resterebbe a galla sulla superficie di questi bacini a elevata salinità. Senza un sottomarino, d'altronde, non potresti mai vederne uno. Molti sono anche tossici, carichi di metano e acido solfidrico. Insomma, meglio starne lontani. Le grotte di cristallo in Messico ospitano formazioni cristalline uniche al mondo. Grazie alle peculiari condizioni climatiche della caverna, i cristalli sono di dimensioni incredibili. L'aria è umidissima e l'acqua contiene minerali che favoriscono la continua crescita dei cristalli. Alcuni sono più alti di un palo telefonico. I rulli di neve cilindrici sono un evento raro. Serve che il vento cominci a spingere la neve fino a formare una sfera. Nella maggior parte dei casi, il cumulo di neve a un certo punto diventerebbe troppo pesante, ma i rulli di neve sono vuoti all'interno. Succede perché lo strato interno è troppo sottile e la neve non riesce ad addensarsi. Un rullo è quindi più leggero di una normale palla di neve e può avanzare di molti metri. I rulli cilindrici sono rarissimi perché si formano solo in condizioni precise. La depressione della Dankalia in Etiopia è forse uno dei luoghi più strani sulla Terra. Punteggiata da pozze bollenti e colorate, da accumuli di lava e vaste pianure saline, non è un luogo in cui avventurarsi. I gas tossici avvelenano l'aria nei pressi delle sorgenti termali e l'acidità è elevatissima. Non nuotare lì dentro, non prima che siano passati i 30 minuti dal pranzo. Scherzo.
ma finiamo con qualcosa di molto meno misterioso. 28.000 paperelle di gomma disperse in mare nel 1992. La nave che le trasportava aveva perso il carico durante il viaggio da Hong Kong verso gli Stati Uniti. Alcune paperelle sono state ritrovate alla deriva dopo decenni e, nel frattempo, hanno raggiunto il Sud America, l'Alaska, le Hawaii e persino l'Australia. Tieniti stretta quella che usi quando fai il bagno. In Russia, lungo le sponde del Mar Baltico, c'è una riserva naturale davvero enigmatica. La foresta danzante resta un mistero ancora irrisolto dalla scienza. Le conifere di questo bosco sono tutte distorte, formando circoli e spirali. La foresta è artificiale, gli alberi vennero piantati negli anni 60 per rinforzare il terreno sabbioso. Secondo una teoria, è quindi possibile che l'instabilità della sabbia sia la causa degli strani movimenti degli alberi. Altre teorie tirano in ballo i forti venti della zona, oppure, e ti pareva, forze soprannaturali. C'è chi dice che la foresta sorga sopra un punto di congiunzione tra energie positive e negative. Le leggende locali raccontano che se ci si arrampica su uno dei rami distorti di un albero, si guadagnerà un anno di vita, oppure si avrà un desiderio esaudito. Bello! A proposito di strani alberi, ce n'è uno anche qui da noi, in Piemonte. Si tratta di un ciliegio che cresce sopra un gelso. Stranamente, entrambi gli alberi sono in perfetta salute. Sopra il polo nord di Saturno è stata osservata una tempesta dalla strana forma esagonale. Probabilmente la forma è dovuta ai venti incessanti che tormentano il pianeta. La tempesta si estende per 14.500 km, cioè 2.000 km più dell'intero diametro della Terra. La tempesta è stata osservata molti anni fa, ma nel frattempo si è notato che ha cambiato colore. Prima appariva turchese, ora invece è dorata. Ma c'è una spiegazione. Il polo nord di Saturno è esposto alla luce solare secondo angolazioni diverse a seconda della stagione. La cittadina di Oakville, nello stato di Washington, è un posto parecchio piovoso, ma un giorno la pioggia non era quella normale. Anziché un normale acquazzone, dal cielo sono piovuti strani globi gelatinosi. La pioggia coinvolse un'area di circa 58 km quadrati. E coloro che si trovarono più esposti manifestarono in seguito sintomi influenzali. Ma cos'erano quei globi? A quanto pare contenevano cellule umane, per la precisione, globuli bianchi. Ma ulteriori test smentirono questa voce. C'è chi dice che i globi fossero ciò che rimaneva di meduse risucchiate via dal mare dopo qualche tempesta, mentre altri parlano di scarti piovuti da un aereo. Le pietre mobili, o pietre naviganti, sono una famosa attrazione del Parco Nazionale Death Valley in California. Le pietre si spostano apparentemente da sole, senza intervento umano, e lasciano dietro una lunga scia nella sabbia e nella polvere. Le pietre sono state filmate diverse volte in time-lapse e su alcune gli scienziati hanno persino installato dei rilevatori GPS. Si è potuto verificare che le pietre si spostano a discreta velocità. La teoria più accreditata afferma che le pietre scivolino sul sottile strato di ghiaccio che si forma di notte quando la temperatura cala nel deserto e poi si scioglie al mattino. Il cratere Batagaika in Siberia sembra davvero il portale d'ingresso verso un altro mondo. È lungo circa un chilometro ed è profondo 86 metri, eppure continua a crescere. Più il cratere scava in profondità, più riporta alla luce strati sotterranei. Strati che sono una vera e propria fotografia del clima terrestre di migliaia e migliaia di anni fa, rimasto impresso nella roccia. Il cratere è apparso negli anni 60, risultato forse da sbottamenti causati dalla deforestazione. Senza più gli alberi a fare ombra al terreno, il permafrost si è sciolto ed è sprofondato, formando il cratere. Nella località di Taos, Nuovo Messico, gli abitanti sono perseguitati fin dagli anni 90 da uno strano ronzio. Questo suono a bassa frequenza toglie il sonno e le forze agli abitanti. Gli scienziati hanno tentato di individuarne l'origine, ma finora senza successo. Lo stesso fenomeno si è verificato anche in Gran Bretagna, in Australia, in Canada e in altre zone degli Stati Uniti. Sembra però che solo il 2% della popolazione riesca a sentirlo. La colpa del fastidioso suono è stata attribuita a sistemi meccanici, oppure difetti uditivi, o persino agli animali come a Seattle, dove i presunti colpevoli erano una specie di batraci. I cerchi delle fate, detti anche degli elfi o dei folletti,
sono strane formazioni circolari di funghi che compaiono nel sottobosco o nei prati. Esistono molte teorie e superstizioni sul perché i funghi crescano in cerchi perfetti, che tirano in ballo fatine e incantesimi. In Costa Rica è possibile ammirare una formazione di circa 300 rocce perfettamente sferiche. Le chiamano las bolas, ovvero appunto le sfere. Forma sferica a parte, sono comunissime pietre. Alcune davvero enormi, pesanti almeno 16 tonnellate ciascuna. Sono composte da materiali differenti, gabbro, calcare e arenaria. Si pensa che anticamente fossero una sorta di segno di riconoscimento della casa del capovillaggio, ma nessuno conosce davvero la loro origine. Si dice persino che provengano da Atlantide. Se viaggiassi lungo il fiume Mekong nel mese di ottobre, potrebbe capitarti di ammirare delle sfere di fuoco sollevarsi dall'acqua e fluttuare nell'aria. Localmente note come sfere infuocate di Naga, appaiono in una grande varietà di dimensioni. Possono essere minuscole come una scintilla o grandi quanto una palla da basket. E in una notte ne possono comparire a decine. Gli scienziati non sanno ancora spiegarsi la natura del fenomeno, ma è probabile che sia dovuto alla presenza di gas infiammabili nel terreno paludoso. Ma c'è anche chi crede sia il fiato di un serpente gigante che vive nel Mekong. Sulla sponda nord del lago Superiore, nel Minnesota, si trova un parco naturale famoso per la presenza di una cascata, detta la Davis Kettle. A rendere unica questa cascata è il fatto che parte dell'acqua svanisce misteriosamente dentro qualche voragine nel suolo. E a quanto pare, qualsiasi cosa cada lì dentro, poi non ne uscirà più. Non si sa ancora dove vada a finire tutta l'acqua che cade costantemente in quel pozzo. Si tratta di un posto pericoloso, a cui è meglio non avvicinarsi. Beh, sì, l'avevo già intuito dal nome. I pesci grugnon sono noti per il loro stranissimo rituale di riproduzione. Le femmine escono dall'acqua e si mettono ad arrancare lungo la riva. Scavano poi una buca nella sabbia per deporre le uova, lasciandole nascoste lì sotto per una decina di giorni. Finché, quando arriva l'alta marea, le uova si schiudono e i pesciolini neonati vengono trascinati di nuovo in mare. Nessuno ha ancora trovato una spiegazione per un simile comportamento. Gli abitanti della valle di Hestdalen, una zona rurale nel cuore della Norvegia, sono abituati ad osservare strane luci danzanti nel cielo, di colore variabile tra il bianco, il giallo e il rosso. Le luci sono visibili sia di giorno che di notte e una volta, negli anni 80, vennero avvistate tra le 15 e le 20 volte in una sola settimana. Le luci di Hestdalen sono per lo più fugaci, durano pochi secondi, ma a volte sono rimaste ben visibili per più di un'ora. Le luci si muovono, come se stessero volando o fluttuando qua e là. Secondo gli scienziati, a causarle è la polvere di ferro ionizzato presente nell'aria. Oppure si tratta di un fenomeno dovuto alla combustione di sodio, ossigeno e idrogeno. C'è persino chi dice che si tratti solo di aerei. Nel parco di Yellowstone c'è un famoso lago bollente, ma non è unico nel suo genere. In Amazzonia, ad esempio, si trova il fiume Shanai Timpisca, il cui nome nella lingua indigena locale significa bollito dal sole. E in effetti, con una temperatura dell'acqua che sale fino a 91 gradi centigradi, potremmo benissimo cuocerci due spaghetti. Proviamoci! L'acqua del fiume non scende mai al di sotto dei 45 gradi centigradi. Un fiume la cui natura sfugge alle nostre conoscenze scientifiche, perché non ci sono vulcani o sorgenti termali vicine che giustifichino simili temperature. Anzi, il vulcano più vicino si trova ad oltre 640 km di distanza. Forse esiste qualche crepa sotterranea che non abbiamo ancora scoperto. In Venezuela c'è un altro fiume dalla fama sinistra. Si tratta del fiume Catatumbo. Le persone che abitano nei suoi pressi di certo non hanno paura dei fulmini, perché lì ogni sera verso le 7 e per tutta la notte fino all'alba cadono fulmini a ciclo continuo. Per un paio di mesi, da gennaio a marzo nel 2010, il fenomeno si interruppe, probabilmente a causa della siccità, o forse si erano scaricate le batterie. Nel 1991 uno scienziato propose un'ipotesi secondo cui il fenomeno fosse causato dal costante scontro tra masse di aria fredda e calda proprio sopra quella zona. Un'altra teoria vuole che sia la presenza di uranio nel sottosuolo a provocare i fulmini. Detto questo, veloce come un fulmine, vi saluto! Ti presento John. John sembra riuscire ad attirare ogni tipo di maltempo e di disastri naturali ovunque va. Guarda tu stesso.
Un giorno John si accorge che il suo cane è irrequieto. Il cane continua a graffiare la porta d'ingresso e a vagare per la casa. Cerca persino di nascondersi in un angolo mentre ulula e abbaia. Quando alcune tazze iniziano a tintinnare nella credenza, John capisce il motivo di quell'irrequietezza. Il rumore è prodotto dalle scosse di avvertimento mini terremoti che precedono l'evento principale. I terremoti si verificano spesso in gruppi. Dopo alcune deboli scosse, è probabile che ne stia per arrivare una molto più grande. Qualche tempo prima che il disastro colpisca, la gente potrebbe notare strane luci blu emergere dal terreno o librarsi nell'aria. Sono le luci telluriche. Possono apparire giorni o pochi secondi prima che la terra inizi a tremare. John sta camminando lungo la riva dell'oceano. Improvvisamente vede l'acqua ritirarsi dalla spiaggia molto, molto velocemente. John, scappa il più velocemente possibile. Raggiungi un'altura. Sta per arrivare uno tsunami. In questo caso la tua vita potrebbe dipendere dalla tua velocità di reazione. Anche un inaspettato e bizzarro innalzamento del livello del mare può essere un altro segnale dell'avvicinarsi di uno tsunami. È un evento che accade nel 40% dei casi. L'acqua in arrivo è la prima onda di tsunami. La seconda, molto più grande, arriverà dopo circa 10 minuti. Se l'acqua del mare gorgoglia, vortica e crea disegni bizzarri, è un altro segno che uno tsunami è vicino. John sente che c'è qualcosa di strano nel sole. Attraverso i suoi speciali occhiali da sole super scuri, vede che ci sono dei bagliori irregolari intorno alla stella. Questi raggi bizzarri normalmente sono accompagnati da aurore nelle regioni polari, ma indicano anche una tempesta solare. Le tempeste sono solitamente causate da disturbi nel campo magnetico del Sole. In questo caso, le esplosioni di gas e radiazioni sulla superficie del Sole diventano così massicce e potenti da raggiungere anche il nostro pianeta. Fortunatamente le tempeste solari non sono molto pericolose per le persone, ma possono creare problemi ai campi elettrici e persino causare blackout. Il cielo su John si sta oscurando e sta diventando stranamente verde. Qualcosa lo colpisce sulla fronte. Ai! Raccoglie l'oggetto incriminato. È un chicco di grandine. All'aperto però non fa così freddo e non piove. Qualche secondo dopo sente un rumore avanzare rapidamente e trasformarsi in un forte boato. Sembra che un treno merci si stia dirigendo verso di lui. Ma non è un treno, è un tornado! La nube è nascosta dietro una colonna di detriti, ma John la riconosce all'istante. Se sei alla guida, John, allontanati il più possibile dalla tua auto. Trova un fosso, sdraiati e copriti la testa. Sei in casa? Allora allontanati dalle finestre e nasconditi sottoterra, se possibile. E per favore, John, fai molta attenzione se vedi delle nuvole a forma di cono. Sono sinonimo di forti temporali. Se noti che una di queste nuvole inizia a girare su se stessa, cerca immediatamente un riparo. La nuvola si sta trasformando in un tornado proprio davanti ai tuoi occhi. Il lato positivo è che John dovrebbe preoccuparsi solo delle nuvole coniche calde. Quelle fredde sono innocue. La parte complicata consiste nell'individuare la temperatura delle nuvole che abbiamo davanti. Ah, guarda! John ha appena avvistato degli alberi dalla forma strana. Assomigliano alla lettera J e crescono su un pendio. Significa che il terreno sotto i suoi piedi è probabilmente instabile. Se continua a camminare, c'è il rischio che frani tutto. Le onde quadrate si formano quando due modelli d'onda diversi si scontrano l'uno con l'altro. Questo fenomeno sembra davvero impressionante. John, no, non entrare in acqua. Continua a guardare dalla riva. Le correnti trasversali in quel punto possono facilmente trascinare sotto la superficie anche un nuotatore esperto. John continua a camminare lungo la riva. A un certo punto vede delle onde selvagge e agitate che trasportano detriti e alghe. Questa volta rimane fuori dall'acqua. Sa che può essere il segno di una forte corrente di risacca. Questa corrente può essere letale anche per i nuotatori più esperti. Che ne dici di una passeggiata nel parco? John sembra apprezzare questa idea. Il sole splende nel cielo limpido. All'improvviso nota una nuvola verticale che cresce rapidamente. Inizialmente è bianca e brillante, ma man mano che si avvicina a una velocità allarmante diventa densa e color inchiostro. Il cielo si sta scurendo e c'è molto vento. Solo allora il ragazzo si accorge che i peli gli si stanno rizzando. È il segnale che sta per essere colpito da un fulmine. In questo preciso momento, nel suo corpo, si stanno sollevando delle cariche positive che si dirigono verso la parte negativa del temporale. Se non reagisce in fretta, queste cariche si incontreranno.
Non c'è nessun posto dove nascondersi. John dovrebbe accovacciarsi e cercare di rendersi più piccolo degli oggetti che lo circondano. No, John, non sdraiarti per terra. Potrebbe essere umido e l'umidità è un ottimo conduttore di elettricità. Esistono altri segnali che indicano un pericolo durante una tempesta di fulmini. I palmi delle mani di John potrebbero iniziare a sudare, potrebbe sentire strani crepitii provenienti da oggetti metallici, la sua pelle potrebbe iniziare a formicolare e potrebbe percepire uno strano sapore metallico in bocca. Inoltre, è molto probabile che John senta l'odore di cloro, è in realtà l'odore dell'ozono. Le cariche elettriche dividono le molecole di azoto e ossigeno, i principali gas che compongono l'atmosfera, in atomi separati. Quando questi atomi si riuniscono di nuovo, alcuni di essi producono molecole composte da 3 atomi di ossigeno, l'ozono. Possiamo sentirne l'odore durante un temporale, perché le correnti d'aria portano questo gas dalle altre quote fino al nostro livello. Alcuni insetti sentono l'arrivo di una tempesta, si preparano al disastro naturale congelandosi. Così, quando John nota che gli insetti intorno a lui sembrano assopiti, sa che deve prepararsi. Le api sono in grado di prevedere i forti temporali. Queste creature iniziano a lavorare molto più intensamente il giorno prima che inizi a piovere. Mentre cammina vicino al fiume durante un periodo di forti piogge, John sente un suono roboante. Si paralizza dalla paura. È probabile che si tratti di un'alluvione improvvisa. Vede subito i detriti che scendono con il flusso. L'acqua sta rapidamente cambiando colore, diventando più fangosa e scura. Le alluvioni improvvise sono molto pericolose. John cerca immediatamente un riparo. Un altro giorno, John vede uno spettacolare muro di nuvole che sembra estendersi per circa 8 km. Nella migliore delle ipotesi si tratta solo di un forte temporale in arrivo. Ma se la nube a muro inizia a muoversi in cerchio, allora è un tornado. John sta camminando su una montagna innevata. Passo dopo passo ascolta il ghiaccio sotto i suoi piedi. Il suono è piuttosto vuoto. John, forza, controlla se ci sono crepe intorno alle tue impronte. Se è così, è probabile che stia per verificarsi una valanga. Ben presto John vede una valanga muoversi nella sua direzione. Fa del suo meglio per allontanarsi. Nella maggior parte dei casi potrebbe evitarla scendendo verso valle e poi deviando lateralmente. Ma non questa volta. Si rende conto di non avere abbastanza tempo e si dirige verso l'albero più vicino. Tenendosi stretto all'albero, la valanga potrebbe non trascinarlo con sé. Ma se non dovesse funzionare, dovrebbe provare a nuotare sulla neve in superficie mentre la valanga è ancora in movimento. In una bella serata estiva, John nota che le foglie con gli steli più morbidi si afflosciano all'improvviso. Potrebbe indicare l'imminente arrivo di un temporale. Prima di un evento temporalesco, di solito, l'aria diventa più umida e le foglie diventano umide e pesanti. In questo caso il vento le fa facilmente cadere. John vive in una casa piuttosto vecchia ed è abituato ad avere crepe nei muri interni, ma un giorno si accorge che alcune si sono allargate. E non è tutto, ce ne sono di nuove. È un campanello d'allarme perché vive in una zona ricca di calcare, quindi nuove crepe possono significare che una voragine sta per aprirsi vicino casa sua. John si affretta a tornare a casa, cercando di non perdere tempo ad ammirare le nubi a mensola. Sembrano uscite da un film di fantascienza. Si formano quando l'aria calda e umida rimane intrappolata nella corrente ascensionale di un temporale. Queste nuvole minacciose, il più delle volte, indicano che sta per arrivare un temporale. Ehi, hai mai sentito parlare di arcobaleni di fuoco? No, nemmeno io. E invece di arcobaleni orizzontali? Io non lo sapevo, ma a quanto pare sono la stessa cosa. A prima vista sembrano un dipinto o una spruzzata color arcobaleno nel cielo. Nonostante il nome, non hanno nulla in comune né con il fuoco né con la pioggia. Questo fenomeno si verifica in rare occasioni, quando il sole splende attraverso delle particolari formazioni di nubi di ghiaccio. Gli aloni solari sono altrettanto unici. Anche in questo caso, nelle nuvole deve esserci un tipo specifico di cristalli di ghiaccio, affinché la superficie della Terra fletta la luce del Sole a formare un anello perfetto. La stessa cosa può succedere con il chiaro di Luna, con l'unica differenza che gli aloni lunari sono generalmente bianchi, mentre gli aloni solari possono essere color arcobaleno. Se visiti luoghi ad alta quota, potresti avere la fortuna di imbatterti nella neve penitente. Fondamentalmente si tratta di formazioni di ghiaccio naturali a forma di punta. Affinché si formino serve un ambiente veramente freddo ed elevato, dove l'aria è secca. La luce del sole trasforma il ghiaccio direttamente in vapore anziché in acqua. E così si formano queste lame di neve e ghiaccio che spuntano sulla superficie della Terra.
e che possono arrivare addirittura ad un'altezza di 4,5 metri. Che succede quando delle piccole goccioline di lava incontrano il vento? Si formano i capelli di pele. La parola pele deriva da un antico simbolo hawaiano che indica i vulcani. Ogni volta che il vento raccoglie piccole gocce di lava, queste si allungano fino a formare dei filamenti simili a capelli, proprio come succede nel processo di creazione del filo di vetro. Questi fili delicati possono allungarsi fino a 2 metri. In rare occasioni può piovere senza nuvole. Ma è veramente così? Le nuvole non ci sono? Approfondiamo il funzionamento di questo raro fenomeno. Esso a volte viene chiamato doccia solare perché sembra che la pioggia cada direttamente dal sole. Intendiamoci però, la pioggia non può scendere direttamente da una stella. Le nuvole di pioggia ci sono, ma sono distanti da quel punto specifico. Con l'angolazione dei raggi del sole le nuvole non si vedono. Aggiungici un po' di vento che porta la pioggia nella tua direzione e... tadan! Otterrai una doccia solare! In Bolivia c'è un luogo chiamato Salar de Uyuni, la più grande distesa di sale del mondo. È anche il luogo in cui si trova la metà del litio terrestre, componente fondamentale per produrre batterie. Ma cos'altro c'è di speciale qui? Ogni volta che arriva la stagione delle piogge, questo terreno pianeggiante si trasforma in un lago a specchio perfettamente riflettente. Cosa ti viene in mente se senti parlare di Blood Falls? Cascate di sangue? Un film dell'orrore? In realtà sono semplicemente una serie di cascate situate in una delle regioni più aride dell'Antartide. Le Blood Falls emergono da un lago sotterraneo pieno di un tipo particolare di batteri, che come combustibile usano i solfati, anziché gli zuccheri, cosa che li rende molto interessanti per gli scienziati. L'acqua contenuta in questo lago è così piena di ferro che praticamente si arrugginisce quando incontra l'aria. Da qui il colore rossastro della cascata che le conferisce anche il nome. Ok, conosciamo tutti la canzone, ma non è del tutto inventata. Le rose del deserto esistono davvero. Non si tratta di una pianta, però, bensì di una forma unica di gesso minerale. La rosa del deserto si sviluppa in luoghi sabbiosi asciutti che occasionalmente possono allargarsi. Questo continuo passaggio da un ambiente umido a uno secco fa sì che i granelli di sabbia formino dei cristalli, che li intrappolano e danno vita a una forma simile a una rosa. Mai sentito parlare dell'occhio del Sahara? Gli scienziati stanno ancora cercando di capire come si è formato. Puoi vederlo solo se ci passi sopra in volo, ma fondamentalmente si tratta di una cupola di formazione naturale che risale a circa 100 milioni di anni fa. No, all'epoca io non c'ero. Ha un diametro approssimativo di 40 km ed è costituito da anelli concentrici. Il più grande, l'area centrale, ha un diametro di circa 30 km. Gli astronauti furono tra i primi ad accorgersi della sua esistenza e da allora lo hanno studiato. Ancora oggi, quando devono atterrare in Florida, sanno che sono quasi arrivati quando vedono l'occhio del Sahara. Uno degli alberi dai colori più belli del mondo si trova nelle Filippine e in Indonesia. Si chiama eucalipto arcobaleno e ha preso il nome dalla sua corteccia, che cambia colore e si stacca man mano che l'albero invecchia. La corteccia verde brillante è la più giovane perché contiene una sostanza chiamata clorofilla, che di solito si trova nelle foglie. Poi passa al viola e al rosso per arrivare al marrone a mano che cresce e perde la clorofilla. Non farti ingannare, questa non è una foresta, è un unico albero. No, non è nemmeno un'illusione ottica, mi spiego meglio. Sotto a quel terreno c'è una complessa rete di radici che collega circa 47.000 alberi in superficie. Si chiama pioppo tremante. Alcuni di questi alberi sono tra gli organismi più antichi e più grandi del mondo. E ora ecco la destinazione perfetta per chi ama viaggiare. Oddio, forse non così perfetta. L'area più colpita dai fulmini in tutto il mondo, secondo i recenti dati diffusi dalla NASA, è il lago Maracaibo, in Venezuela. Di tutti i giorni dell'anno, ben 300 sono caratterizzati da temporali in questa località. Ma perché qui le tempeste si verificano così spesso? Beh, qui l'aria fresca di montagna incontra la brezza calda e umida e genera elettricità sul lago. Le Eternal Flame Falls si trovano nello stato di New York, vicino al confine canadese. In questa regione c'è una minuscola cascata con un grande segreto, una fiamma alta circa 20 centimetri. Causata da un'infiltrazione di gas naturale che le fornisce carburante.
La cascata funge da copertura che mantiene accesa la fiamma per la maggior parte del tempo. E se si spegne, gli escursionisti si divertono a riaccenderla. Questo fenomeno in realtà è abbastanza comune, ma questo ha guadagnato più popolarità perché è più recente rispetto agli altri. E dalle foto sembra davvero bello, diciamolo. Ho sentito parlare di sabbia gialla, sabbia bianca e persino sabbia nera, ma finora non ho mai sentito parlare di spiagge verdi. Papakolia, conosciuta anche come la spiaggia dalla sabbia verde, si trova alle Hawaii ed è una delle poche spiagge al mondo con la sabbia verde. Questa colorazione unica deriva dall'olivina, che si è trasformata con l'eruzione di un vulcano nelle vicinanze. Anche se, c'è da dire, alle Hawaii tutti i vulcani sono vicini. Ancor più sorprendenti delle sabbie verdi sono le spiagge che risplendono anche di notte. Ed è del tutto naturale. Il colpevole? Degli esserini chiamati fitoplancton o microalghe. Fondamentalmente si tratta di piccole piante che contengono clorofilla e hanno bisogno della luce solare per vivere e crescere. La maggior parte dei fitoplancton sono in grado di rimanere a galla nella parte superiore dell'oceano, dove la luce solare riesce a raggiungerli sebbene si trovino sott'acqua. Quando il fitoplancton viene agitato dal movimento delle onde e delle correnti, emette una luce che sembra un bagliore di notte. Questi microorganismi speciali si trovano in molte spiagge del mondo, come le Maldive, Porto Rico e le Everglades. Alla base di una montagna situata appena fuori Upton, in Wyoming, c'è un fiumiciattolo chiamato Intermittent Spring, zampillo intermittente. In tutto il mondo ne esistono solo 3. Ma cosa rende così misterioso questo piccolo corso d'acqua? Forse il fatto che parta e si fermi ogni pochi minuti? Gli scienziati devono ancora individuare con precisione il motivo per cui ciò accade. Per ora ipotizzano che il flusso irregolare del fiume sia causato da un effetto sifone che ha luogo in profondità nel terreno. Se vuoi dargli un'occhiata, fallo alla fine dell'estate, il periodo in cui questo flusso intermittente è più attivo. Nella sfortunata situazione in cui potresti imbatterti in uno dei tanti animali pericolosi, l'ultima cosa di cui ti devi preoccupare è non riuscire a vederli. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi subdoli cacciatori che hanno imparato l'arte del camuffamento. Se dico subdolo, a cosa pensi? Esatto, a un serpente. Sì, i serpenti hanno sicuramente la capacità di morderti prima ancora che tu sappia che ce n'è uno nelle vicinanze. E wow, a loro piace morderci. Si stima che ogni anno siano 4 milioni e mezzo le persone morse dai serpenti. Sfortunatamente per noi, il serpente che riesce a trattenere più veleno nelle ghiandole è anche un esperto di discrezione. Permettimi di presentarti la vipera del Gabon. No, stai indietro. Questa specie di serpente si può trovare nelle foreste subtropicali e nelle savane dell'Africa occidentale, tra cui Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone e Togo. Tanti posti, vero? In genere arrivano a una lunghezza di circa 1 metro o 2 e possono pesare tra 9 e 11 kg, quindi sono tra le vipere più grandi e pesanti. E non lo dico solo per fare scena, ma questa specie ha anche i denti più grandi di qualsiasi serpente velenoso. Spesso sono lunghi 5 cm e si ripiegano contro il palato quando non li usano. Insomma, ho reso bene l'idea che la vipera del Gabon sia un essere terrificante? Se dovessi continuare, ti direi che questa creatura ha delle grandi squame sul naso che sembrano un paio di corna e che si adattano benissimo alla sua ampia testa triangolare e alle pupille a fessura verticale. Oh! Come ogni bravo animale da agguato che si rispetti, gli piace sfruttare al meglio le sue squame grigio-brunastre. Il suo nome scientifico è Bitis gabonica, e non è uno scherzo, è un cacciatore notturno e giace perfettamente immobile sotto a foglie o piante e aspetta che arrivi la sua preda. Questo serpente è carnivoro. La sua dieta comprende principalmente roditori, uccelli, rane e lucertole. È molto bravo nella caccia, perché può fondersi perfettamente con l'ambiente circostante. Questo fa sì che riesca anche ad abbattere animali più grandi, come manguste e lepri. Inutile dire che se riesci ad avvistare una vipera del Gabon che passeggia per l'Africa occidentale, ci sono solo 2 cose a cui devi pensare. La prima cosa, non accarezzarlo. Anzi, scappa!
Sebbene si muovano lentamente, questi serpenti hanno uno dei morsi più veloci in circolazione e la loro testa può muoversi tra 280 e 320 km orari. Oh, e la seconda cosa è che forse dovresti farti precedere sempre da qualcuno, non si sa mai. Per fortuna però, questa creatura morde molto raramente, perché è più calma di altri serpenti pericolosi come la vipera soffiante o il black mamba. Questo non significa che non dovresti stare attento. Spesso i morsi arrivano perché abbiamo calpestato accidentalmente la creatura, dato che, come abbiamo appena scoperto, non sono proprio la cosa più facile da vedere. Per gli sfortunati che vengono morsi è una roba seria. Il veleno della vipera del Gabon è estremamente pericoloso se non contrastato da un antidoto entro 2 o 4 ore. Ok, quindi potresti aver intuito che molti serpenti sfruttano la mimetizzazione a loro vantaggio, dato che sono sempre a terra e non sono particolarmente grandi. E ora vediamo una creatura più grande che potresti pensare di poter individuare facilmente. A proposito di macchie, che ne dici di un leopardo? I leopardi si trovano in molte parti del mondo in Africa, parti del Medio Oriente e in Asia, tra cui Cina, India e Russia orientale. In media possono pesare ovunque tra 50 e 90 kg e avere una lunghezza fino a 2 metri, esclusa la coda che misura circa 1 metro. Tipicamente di colore giallo in alto e bianco in basso, i leopardi hanno macchie scure disposte a mo' di coccarde su tutto il corpo. I diversi pattern confermano l'esistenza di diverse razze di leopardi. I leopardi neri inseguono le loro prede durante la notte mentre si nascondono nell'ombra, grazie al loro pelo completamente nero. Ora, potresti pensare che il pelo maculato degli altri leopardi li renda ben visibili all'occhio umano, ma non è così. In ambienti naturali in cui sono presenti molte macchie chiare e scure di diverse dimensioni e sfumature, è utile avere molte macchie o strisce. Pensa solo alle aree assolate dell'entroterra africano e a come l'animale potrebbe sfruttarle a proprio vantaggio. E se non bastasse, i leopardi hanno un'altra capacità che gli consente di essere ancora più furtivi. Si arrampica sugli alberi. In altre parole, possono anche perseguitarti dall'alto. Quindi, quali animali vengono ingannati dalle abilità mimetiche del leopardo? Beh, tutti quelli che può acciuffare, dai piccoli roditori alle antilopi d'acqua. Ma i leopardi generalmente cacciano antilopi e cervi di piccole e medie dimensioni. Per fortuna, di tutte le specie di grandi felini che potresti incontrare durante un safari in Africa, i leopardi sono i meno propensi ad attaccare gli esseri umani. La maggior parte dei casi di incontri pericolosi tra leopardi e umani si verificano quando l'animale è indebolito e incapace di cacciare e deve prendere ciò che gli capita a tiro. Non significa che non dovresti tenere gli occhi aperti, anzi molto aperti, data la loro capacità di nascondersi qualora ti trovassi in una zona che ospita rinomatamente leopardi. Non ha senso cercare di scappare da un animale che può raggiungere una velocità di 56 km orari. È interessante notare che la sua velocità è inferiore a quella della maggior parte degli animali che caccia, il che ci conferma ancora quanto questo animale sia bravo a non farsi beccare. Ci sono molte ragioni per cui il manto del leopardo funziona a suo vantaggio da una prospettiva mimetica, ma sai dove potrebbe non essere troppo efficace? Che ne dici dell'Artico, bianco come la neve? Lì potresti non notare un paio di occhi, naso e zampe che vengono verso di te, perché il resto del corpo del loro proprietario si fonde con l'ambiente circostante. L'animale in questione è l'orso polare. Sì, l'orso polare può mimetizzarsi nel suo habitat così bene che può passare senza problemi come un cumulo di neve. La cosa sorprendente è che il suo manto non è nemmeno bianco. E già, il suo pelo è giallo e la pelle è nera. Gli orsi polari usano la loro capacità di mimetizzarsi non solo per la caccia, ma anche per proteggersi. E questo ci sorprende, dato che gli orsi polari sono la specie di orsi e carnivori terrestri più grandi. Possono pesare fino a 600 kg e misurare a 4 zampe quasi 1,5 metri e 3 in piedi. Nonostante sia difficile da individuare per il suo pelo, l'orso polare preferisce usare l'arte della pazienza quando cerca cibo. Un metodo di caccia comune di questo orso è rimanere perfettamente immobile vicino al foro di respirazione di una foca, e spesso non solo per ore, ma per giorni.
a volte questa pazienza non viene premiata. Anche se la foca si alza per prendere aria, ha un corpo scivoloso. Quindi gli orsi in media riescono a catturare solo una su 5 foche che incontrano. Beh, non c'è niente di sbagliato nel prendere in mano la situazione, o in questo caso le zampe. Gli orsi polari sono nuotatori molto abili e possono anche cacciare in acqua. Possono raggiungere una velocità di 10 km orari pagaiando con le zampe anteriori e tenendo le zampe posteriori piatte come un timone. Le loro zampe sono leggermente palmate per poter nuotare. In genere sono in grado di trattenere il respiro sott'acqua per un massimo di 30 secondi. Per fortuna le interazioni tra orsi polari e umani sono molto rare. Tra il 1870 e il 2014 sono stati documentati solo 73 incontri pericolosi tra le due specie. Come con i leopardi e le vipere del Gabon, dovremmo cercarli a lungo per trovarli. Il problema è che ci sono buone probabilità che ci trovino prima di noi, se lo facciamo. Alcune creature non usano nemmeno l'arte della mimetizzazione, perché sono così piccole che non si vedono. È il caso di una specie di medusa conosciuta come Malokinji, che in genere cresce fino a 3 cm. Puoi confrontarlo con le dimensioni del tuo pollice. Immagina di essere sott'acqua e di dover individuare una creatura del genere. Il Malokinji ha 4 tentacoli circondati da un tessuto che sembra un'aureola. Puoi trovare questa medusa principalmente nelle acque australiane. Questa creatura ha anche un altro nome, Common Kingslayer, da uno sfortunato incontro con un turista americano di nome Robert King, in visita in Australia, che è andato a nuotare ed è stato ucciso, immagino. Anche se potresti pensare che le meduse galleggino tutto il giorno senza una meta, in realtà sono cacciatrici attive, e questa medusa non fa eccezione. Questa creatura ha persino occhi dotati di lenti, cornee e retine, che le consentono di vedere immagini reali anziché percepire solo luce e buio. Nonostante sia così piccola, la medusa Malokinji è estremamente velenosa, e lo sa bene il povero signor King. Al contatto, inietta il suo veleno in altri animali con le sue cellule orticanti simili a dardi che si trovano dentro ai suoi tentacoli. Per fortuna, non cerca interazioni con le persone. Tuttavia, si stima che ogni anno circa 150 milioni di persone siano punte da ogni tipo di medusa. Insomma, meglio stare attenti sott'acqua. La Luna, la nostra piccola compagna, la nostra unica amica nello spazio grande, buio e freddo. Non sorprende che qualsiasi evento ad essa correlato, come le eclissi solari o lunari, ci incuriosisca? Ma che ne dici della Luna Nera e di quella blu e della Superluna? Ne hai mai sentito parlare? Bene. Ora te lo racconto e ti dico come puoi osservarle. Prepara i calendari. La distanza tra la Terra e la Luna è di 384.472 km. L'ho misurata. Non è così lontana, vero? Ma fidati di me, la maggior parte della gente sottovaluta grandemente questa distanza. Sapevi che tra noi e la Luna c'entrerebbero tutti i pianeti del Sistema Solare, inclusi Giove e Saturno? Esatto, non ci credevo nemmeno io. La Luna è vincolata alla Terra, ecco perché ci mostra sempre una sola parte. Il ciclo lunare è costituito da fasi. La prima è quella della Luna Nuova. Il Sole illumina il lato del nostro satellite che non vediamo, quindi non riusciamo a vedere la Luna. È praticamente invisibile. La Luna nascente è la crescita graduale della parte luminosa. La Luna piena è la fase durante la quale il Sole illumina completamente il lato visibile. La Luna calante, invece, è un graduale calare della parte luminosa. E infine si ricomincia con una Luna nuova. E ricomincia tutto il ciclo. Il ciclo lunare è costituito da 29,5 giorni, quindi ci vuole circa un mese se non parliamo di febbraio. Ma perché ti sto dicendo tutto questo? Perché tu possa comprendere meglio il fenomeno della Luna Nera, un raro evento astronomico che si verifica una volta ogni 29 mesi, o 2,5 anni. Questo termine non esiste in astronomia, è stato inventato dagli astrologi, non è ufficiale e ha diversi significati. Luna nera potrebbe significare la seconda luna nuova in un mese. Di solito c'è solo una luna nuova al mese, quindi che se ne verifichino due è una rarità. Questo dipende dalla leggera discrepanza che c'è tra il ciclo lunare e quello annuale terrestre, una cosa come gli anni bisestili. Luna nera può anche significare qualcos'altro. Ad esempio, di solito ci sono solo 3 lune nuove in una stagione, praticamente una luna nuova ogni 30 giorni. Tuttavia, se ce ne sono 4, la luna nera è la terza.
ci sono anche alcuni significati meno noti. Ad esempio, ciò che la gente chiama febbraio senza luna nuova, cosa che accade circa una volta ogni 19 anni. Ma cosa c'è di così speciale? Il satellite è completamente nascosto nel cielo durante la luna nuova normale, mentre invece, durante la luna nera, puoi vedere la sua sagoma scura. Dovrai scegliere un buon posto senza luci della città. Se vivi in una grande città, difficilmente potrai vederla senza telescopio. Inoltre, dato che il cielo diventa nero durante questo fenomeno, potrai vedere diverse costellazioni che prima erano nascoste, oltre a Giove e Venere. L'ultima volta che è successo è stato il 30 aprile 2022. Si può osservare nella maggior parte degli Stati Uniti, fatta eccezione per le aree del Pacifico, dell'Alaska e degli Hawaii. Haha! Sì, purtroppo, se è la prima volta che senti parlare della luna nera, te la sei già persa. Ora dovrai aspettare altri 2,5 anni. La prossima luna nera è prevista per settembre 2024. Ma non preoccuparti, puoi sempre vedere un altro evento astronomico. C'era una volta la luna blu. No, non ti prendo in giro, dico sul serio. Ancora si vede la luna blu. Beh, non letteralmente, è chiaro. La luna non diventa davvero blu. La luna blu, chiamata così dagli astrologi, è la seconda luna piena in un mese. Le lune nere e blu sono simili per definizione, ma in realtà sono gli opposti. Se la luna nera è una rara seconda luna nuova in un mese, la luna blu è una rara seconda luna piena. Entrambe si verificano ogni 29 mesi. Non così raro, giusto? Un po' ironico che questo evento sia stato chiamato la luna blu. Il folclorista Philip Hitchcock presumeva che il significato del termine luna blu fosse stato inventato per la prima volta dall'almanacco degli agricoltori del Maine nel 1937. Un altro evento astronomico interessante è la cosiddetta superluna. Fai scorta di telescopi e cerca delle colline perché vedrai una luna eccezionalmente luminosa e grande, come quella che si vede solo nei film. Cosa significa esattamente superluna? Sai, la luna non ruota attorno alla Terra in un'orbita circolare, bensì in un'orbita ellittica, e il luogo in cui è più vicina alla Terra si chiama perigeo. La superluna è un fenomeno che si verifica quando la luna piena coincide con il perigeo. Per questo ci sembra particolarmente grande e luminosa. Sembra più grande del 14% in diametro e più luminosa del 30%. A proposito, questo fenomeno viene spesso confuso con la cosiddetta illusione lunare. Durante l'illusione lunare, la Luna è bassa sopra l'orizzonte e appare di dimensioni maggiori. Delle 12 o 13 lune piene in un anno, 3 o 4 sono superlune, ma la maggior parte di esse non sono molto significative. Probabilmente nemmeno te ne accorgerai. Le più interessanti sono le grandi superlune, eventi rari. Quando si verifica una grande superluna, la Luna diventa effettivamente più grande. L'ultima grande superluna si è verificata nel 2016. Purtroppo, le superlune su larga scala sono rare e si verificano circa una volta ogni 18 anni. La prossima ci sarà nel 2034, ma possiamo osservare abbastanza spesso delle superlune più piccole. Nel 2022 si sono svolte il 14 giugno e il 16 luglio. C'è anche un fenomeno opposto chiamato microluna. Probabilmente hai già indovinato cosa significa. Quando la luna piena si trova nel punto più lontano dalla Terra, punto che si chiama apogeo. L'ultima microluna del 2022 è stata il 29 giugno. Nel 2023 potremo osservarla il 7 gennaio, il 5 febbraio e il 16 agosto. Naturalmente non è necessario seguire ciascuno di questi eventi. La maggior parte della gente è più interessata alle eclissi lunari e solari. A proposito, sei una di quelle persone che confondono questi due eventi? Mettiti alla prova. Metti in pausa il video. Descrivi queste due eclissi. Confronta la tua risposta con la definizione corretta. Fatto? D'accordo. Allora, l'eclissi solare è quando la Luna copre interamente o parzialmente il Sole. Le eclissi solari sono possibili solo durante la Luna nuova, quando la Luna non si vede. Molti credono che questo evento sia rarissimo, ma non è proprio così. L'eclissi lunare è quando la Luna è interamente o parzialmente nell'ombra proiettata dalla Terra. L'eclissi lunare può avvenire solo quando c'è la luna piena, quando la vicinanza della luna è al nodo della sua orbita. Se hai indovinato, bene così. In caso contrario, non preoccuparti, sono in molti a confonderle. Quest'anno, il 25 ottobre 2022, si verificherà un'eclissi solare parziale che sarà visibile in Europa, Asia meridionale e occidentale, Africa settentrionale e orientale e Atlantico. Come ho già detto, le eclissi solari totali non sono così rare come molti pensano, ma il problema è che non si vede da tutte le parti del pianeta. Quindi, se vuoi vederne una, dai un'occhiata al calendario e informati sul luogo in cui si vede. E non dimenticare gli occhiali speciali.
Le eclissi lunari comunque si verificano molto più spesso. Le eclissi lunari parziali si verificano quasi ogni mese, ma l'eclissi lunare totale nel 2022 avrà luogo nella notte tra il 7 e l'8 novembre e si vedrà in quasi tutte le parti del mondo tranne l'Africa. Ho sentito che le zebre non sono contente. La Luna è un satellite davvero affascinante. Penserai, certo, non è altro che una piccola palla di roccia, ma in realtà ci sono tanti eventi interessanti che dipendono da essa. Quali eventi lunari rari hai visto o vuoi vedere nella tua vita? Hai mai osservato eventi astronomici rari e interessanti? Mi raccomando, faccelo sapere nei commenti. Giugno 2009. In alcune zone del Giappone, degli abitanti lasciano le loro case dopo un acquazzone, trovando pesci, rane e girini ovunque. Campi, strade, prati, tetti sono disseminati di queste creature acquatiche. Un uomo rimane scioccato nel vedere 13 carpe sopra e intorno al suo camion. E non le ha contate tutte. Nessuno sa con certezza da dove sia venuta quella pioggia bizzarra, ma la teoria più accreditata afferma che sia stata una potente tromba d'acqua a catturare quelle creature per poi trasportarle attraverso l'atmosfera e lasciarle cadere sulle ignare persone. Le nubi a mensola sembrano uscite da un film di fantascienza. Si formano quando l'aria calda e umida viene catturata dalla corrente ascensionale di un temporale. Queste nuvole minacciose preannunciano tempesta. Le nubi iridescenti appaiono in cima a nuvole gonfie come cotone, dopo un temporale. Le nuvole gonfie sono quelle a bassa quota. Di solito si trovano a un'altezza di circa 1829 metri. Quando il vapore acqueo che contengono si condensa, le goccioline agiscono come prismi, formando cappucci multicolori sopra le nuvole. Le Morning Glory sono nuvole rare. Sembrano enormi tubi nel cielo. Possono snodarsi per più di 965 km, rimanendo relativamente basse. La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che appaiono quando una corrente ascensionale penetra attraverso la nuvola, creando quel tipico aspetto arrotolato. L'aria fresca nella parte posteriore della nuvola la fa sprofondare verso il basso. Il posto migliore, ma non l'unico, per vedere le Morning Glory è il Golfo di Carpentaria, in Australia. Se decidi di recartici per vederle, scegli un periodo che va da fine settembre all'inizio di novembre. Era il 2012 quando il cielo è diventato prima scurissimo, poi giallo. Dopodiché sono iniziate a cadere a terra palline blu gelatinose. Un uomo nel Regno Unito le ha trovate durante una grandinata. Aveva notato qualcosa di insolitamente luminoso tra i chicchi di grandine. Quando i ricercatori hanno esaminato questa pioggia gelatinosa, hanno scoperto che le palline erano fatte della sostanza usata nei pannolini o nel terriccio per assorbire i liquidi. Non è chiaro se le palline siano cadute dal cielo o se lo scioglimento del ghiaccio abbia fatto espandere alcuni cristalli in un batter d'occhio. Le nuvole a forma di enormi grumi bianchi si chiamano mammatus. Danno l'impressione che il cielo stia cadendo. La maggior parte delle nuvole si forma quando l'aria sale nell'atmosfera. Invece queste appaiono quando l'aria umida e fredda scende e si mescola con quella secca. Il risultato? Nuvole di riso soffiato. Se noti questo fenomeno, il maltempo è dietro l'angolo. Oh mamma! Le nubi madreperlacee e colorate sono molto alte nell'atmosfera. Eh sì, il doppio dell'altitudine di crociera di un aereo. L'aria a tali altezze è secca e fredda. I cristalli di ghiaccio nelle nuvole madreperlacee sono molto più piccoli di quelli che formano nuvole comuni e diffondono la luce in modo diverso. È questo a conferire alle nuvole il loro aspetto di madreperla. La pioggia rossa sembra più terrificante di qualsiasi film dell'orrore. In realtà non c'è niente di strano in questo fenomeno. Le piogge scarlatte sono note sin dai tempi dell'antica Roma. A volte i venti sollevano polvere rossa nell'atmosfera e la trasportano lontano lontano, in un'altra galassia. Questa polvere poi si mescola alle nuvole, colorando la pioggia. La polvere delle miniere di carbone può rendere la pioggia nera. Il polline invece è responsabile delle piogge gialle, mentre altri tipi di polvere possono rendere bianca l'acqua piovana. In Australia a volte piovono ragni. Questo perché queste creature possono gonfiarsi. È un modo molto insolito di viaggiare.
I ragni si arrampicano sulla cima di alberi e arbusti e filano la loro ragnatela. I suoi fili di seta aiutano il ragno a farsi portare via dal vento. Non è facile individuare questo fenomeno chiamato ballooning, ma se il tempo è particolarmente umido e sgradevole, si può verificare un ballooning di massa, e allora non puoi non notarlo. Milioni di ragni partono alla ricerca di un posto con condizioni migliori. Potrebbe sembrare che stia nevicando, e invece sono ragni che cadono a terra. Hai mai visto enormi dischi rotondi nel cielo? Molto probabilmente erano nubi lenticolari. Di solito si formano su alture, come montagne o colline. Quando forti venti urtano contro una barriera, si crea un'onda d'aria. L'aria avvolge l'ostacolo, e più alta è la barriera, più fredda diventa l'aria che la avvolge. A un certo punto, l'umidità che contiene si trasforma in goccioline d'acqua, che formano quelle nuvole insolite. Le nuvole lenticolari possono sembrare onde, pizze o persino pancakes. Gnam gnam! I tornado vulcanici sono forse uno dei fenomeni naturali più terrificanti. Quando un vulcano erutta, espelle in aria rocce roventi e cenere, mentre i pezzi solidi di lava e i gas caldi viaggiano lungo il pendio del vulcano. Durante la discesa, alcuni gas intrappolati iniziano a salire e a girare allo stesso tempo. Vengono schiacciati dall'aria circostante, che li fa girare sempre più velocemente. È così che nasce un tornado vulcanico. Fortunatamente, questo fenomeno ha durata molto breve. Il 19 marzo 2018, gli abitanti dell'Alabama sono scappati per salvarsi la vita, perché rischiavano di essere colpiti da enormi pezzi di ghiaccio che cadevano dal cielo. Parliamo della grandinata che ha causato danni da milioni di dollari. Vetrine di negozi, parabrezza di auto e cartelloni pubblicitari rotti. Buchi nei tetti. Alla fine, i ricercatori hanno trovato un pezzo di grandine vicino alla città di Cullman. Questo mostro delle dimensioni di una palla da softball era grande oltre 12 cm. Ha stabilito il record nazionale. Le ciambelle di neve si formano quando una raffica di vento decide di fare una palla di neve, facendole roteare un po'. Se fosse una vera palla di neve, sarebbe troppo pesante per essere spostata dal vento, ma le ciambelle di neve al centro sono vuote. Ciò accade perché lo strato interno è sottile e si rompe quando si forma la ciambella, più leggera di una palla. È per questo che si sposta lontano. Purtroppo, andare alla ricerca di ciambelle di neve è inutile. Sono rare perché hanno bisogno di condizioni meteorologiche precise per verificarsi. Gli arcobaleni lunari sono più rari di quelli classici. Sono causati dalla luce della luna e si verificano solo quando è quasi piena. Gli arcobaleni lunari sono tenui e spesso sembrano bianchi, ma è solo un'illusione. L'occhio umano non è abbastanza sensibile da catturare gli altri colori. I fulmini globulari sono piccole sfere di luce fluttuanti. Possono essere arancioni, gialli o rossi. A volte scendono dal cielo, in altri casi appaiono dal nulla, a diversi metri dal suolo. Non emettono calore e producono pochissimo rumore. I fulmini globulari possono rimbalzare sugli oggetti. Se si imbattono in qualcosa di elettrico, come una TV, scompaiono con un lieve pop, rilasciando odore di zolfo. Ma questi fulmini possono anche accendere fuochi o esplodere. Gli scienziati ritengono che i fulmini globulari possano essere collegati ai temporali, ma non ci sono ancora prove concrete. Gli archi di nebbia sono quasi bianchi, blu pallido all'interno e rosso tenue all'esterno. È possibile vederli sul mare o sull'oceano freddi quando l'aria calda entra in contatto con l'acqua fredda. Questo fenomeno si verifica anche quando il sole è luminoso e la nebbia è abbastanza sottile da far passare la luce. I capelli di pele sono sottili fili di lava. Sembrano belli e dorati, ma non prenderli in mano. Possono far male. Il vento a volte cattura goccioline di lava provenienti da vulcani attivi. Queste goccioline vengono trasportate a chilometri di distanza dai vulcani e si allungano in fili di vetro ultrasottili, chiamati anche capelli di lava. Alcuni possono essere lunghi fino a 2 metri. Nel marzo 2018, nel Nevada settentrionale, è stata vista una delle nuvole più bizzarre di sempre. Una nuvola a ferro di cavallo. Un vortice del genere si verifica quando una nuvola piatta
viaggia su una colonna d'aria calda che sale. Quest'aria non solo conferisce alla nuvola la sua forma impressionante, ma aggiunge anche rotazione al suo movimento. Le nuvole a ferro di cavallo sono molto fugaci e durano solo pochi minuti. I fiori di ghiaccio sbocciano sul ghiaccio marino nell'oceano Artico o sul ghiaccio sottile dei laghi. Sono cristalli fragili e delicati. Queste strutture crescono con i cambiamenti di temperatura. Attingono l'umidità dalla superficie del ghiaccio e salgono, catturando batteri e sale. Si trovano anche in Antartide. Al momento sappiamo molto poco di questi cristalli, ma una cosa è certa: sono terribilmente carini. In alcune notti, quando il cielo sopra un potente temporale è limpido, si possono vedere elfi, gnomi, troll o JetBlue. I JetBlue suonano un po' strani, vero? Ma in realtà non stiamo parlando di favole, si tratta solo di diversi tipi di lampi di luce che sono visibili soprattutto molto in alto, sopra le nuvole dei temporali. Prendiamo gli spettri rossi. Si tratta di lampi di luce che appaiono sopra i temporali e che si presentano a grappoli. Sono rari perché sono causati solo da un tipo specifico di fulmini, chiamati fulmini positivi da nuvola a terra. Durante un fulmine, una carica positiva viene trasferita da una nuvola al suolo. Questi tipi di fulmini costituiscono solo il 10% di tutti i fulmini. Per più di un secolo, molti hanno creduto che questi lampi fossero solo leggende metropolitane. Le persone li vedevano, ma di tanto in tanto. Ma i lampi erano così brevi che anche se foste stati abbastanza fortunati da coglierli, non avreste avuto il tempo di chiamare qualcuno per assistere al fenomeno insieme a voi. Anche quando scienziati o piloti rispettabili ne parlavano, la comunità scientifica per lo più li ignorava. Nel 1989 è accaduto qualcosa di strano. I ricercatori dell'Università del Minnesota riuscirono a filmare i lampi. Ed è così che è iniziato il fenomeno. Le persone di tutto il mondo hanno iniziato a condividere video e foto di lampi rossi. I lampi rossi possono iniziare come sfere di 100 metri fatte di aria ionizzata. Queste sfere scendono da un'altezza di circa 80 km al 10% della velocità della luce. I ricercatori hanno studiato non solo i fulmini che scendono dalle nuvole impetuose, ma anche questi lampi colorati che salgono verso lo spazio. Quindi l'elettricità si estende fino alla ionosfera, carica di elettricità, ma allo stesso tempo si abbatte verso il suolo. I lampi rossi hanno forme diverse, come questi a forma di medusa che a volte hanno aree che misurano fino a 77 km quadrati. Voi potete vedere lampi carota o lampi colonna. Sono simili, ma le carote hanno anche lunghi tralci. Le parti inferiori dei tralci sono spesso blu, mentre quelle superiori sono rosse. Il 22 agosto 2022 siamo riusciti a scattare alcune splendide foto di strisce rosse luminose nel cielo sopra il deserto di Atacama, in Cile. Erano circondate da un altro bagliore più grande di colore verdastro. Si tratta di qualcosa che chiamiamo airglow e che si può vedere così bene solo in assenza di inquinamento luminoso. In pratica, quando usiamo troppa luce artificiale. E tra le altre cose, non ci permette di osservare le stelle e altri oggetti che altrimenti potremmo vedere nel cielo. Il bagliore dell'aria è dovuto agli atomi di azoto e ossigeno presenti nell'atmosfera. La luce del sole li priva di elettroni durante le ore diurne, poi lentamente si ricombinano con i loro elettroni e questo processo li fa brillare. Come si fa a vedere un lampo rosso? Innanzitutto è necessario trovare un grande temporale. Sono più comuni in estate e in primavera, ad esempio a giugno. Naturalmente i lampi possono apparire in qualsiasi momento se ci sono temporali potenti con fulmini al livello del suolo. Il cielo deve essere limpido e molto scuro, idealmente senza la luce della luna. E la tempesta dovrebbe essere a circa da 160 a 322 km di distanza. In questo modo le nuvole non bloccheranno il cielo e la visibilità sarà migliore. Nello scenario perfetto, la tempesta si muoverà lungo un orizzonte lontano, in modo da poter vedere tutto ciò che si trova al di sopra delle cime delle nuvole. È possibile seguire una tempesta con il radar meteorologico. Gli occhi hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi all'oscurità circostante. Concedete loro un po' di tempo, circa 20-30 minuti. Tenete gli occhi al di sopra delle nuvole e cercate di non guardarle direttamente. Ignorate i lampi di luce. Un lampo rosso apparirà forse una volta ogni 200 lampi. Non aspettatevi di poterlo riprendere con la macchina fotografica, non è facile. Ma la vista in sé varrà probabilmente l'attesa. Questo e altri eventi simili sono chiamati TLE, che sta per Transient Luminous Events, eventi luminosi transitori. Anche i getti blu sono degni di nota. Si tratta di fioche luci blu che si alzano come uno sbuffo di fumo molto veloce sopra potenti grandinate. Sono molto rari e nella maggior parte dei casi si possono vedere solo da un aereo. Ora passiamo a queste creature da favola. Gli elfi, se parliamo di lampi, sono brevi dischi di luce fioca che si possono vedere a circa 97 km di altezza nell'atmosfera. È solo un'abbreviazione,
Il loro nome completo è emissioni di luce e perturbazioni a bassissima frequenza dovute a sorgenti di impulsi elettromagnetici. Sì, suggerisco di attenersi a elfi. Passiamo ai troll. Si tratta di macchie rosse che spuntano vicino alle cime delle nuvole dopo un lampo rosso molto potente. Gli gnomi sono i lampi più piccoli e veloci. Stiamo parlando di piccoli picchi di luce bianca che balenano dalla cima di una grande incudine di nubi temporalesche. L'incudine è quella nuvola allungata che si vede in cima a un temporale impetuoso. Si propaga sotto vento insieme ai venti di livello superiore e durano solo un microsecondo. E guardate qui, i fulmini a palla hanno la forma di sfere infuocate che possono essere grandi come una pallina da golf o crescere fino a diventare un pallone da spiaggia molto grande. Possono essere gialli, rossi, bianchi, arancioni, verdi o viola. E possono rimanere in vita per un paio di secondi, a volte anche per minuti. Nel corso dei secoli molte persone hanno raccontato di aver visto dei fulmini a sfera che a volte sono persino entrati nelle loro case. Ma questi eventi sono davvero imprevedibili e si verificano molto raramente. Gli scienziati sono riusciti a ricreare in laboratorio un fulmine a sfera, o almeno qualcosa di molto simile. Hanno capito che l'illuminazione a palla si manifesta probabilmente dopo che un fulmine colpisce il terreno. I grandi minerali presenti nel terreno si vaporizzano. Ecco qualcosa di spettacolare, un fulmine vulcanico. Esso nasce tra i pennacchi di un'eruzione vulcanica selvaggia. Come gli altri temporali, i fulmini vulcanici si formano quando l'elettricità statica si accumula nell'atmosfera terrestre. Poi viene rilasciata sotto forma di fulmine. Gli scienziati non comprendono l'intero meccanismo, ma pensano che sia legato alla carica. Per esempio, la carica di ghiaccio è la causa della formazione dei temporali. Ha un ruolo nella produzione di fulmini anche durante le eruzioni vulcaniche. Ciò accade quando l'aria riscaldata da un'eruzione sale verso il cielo e incontra l'aria fredda. L'acqua dell'eruzione si trasforma in particelle di ghiaccio e, quando queste particelle si scontrano tra loro, alcuni elettroni vengono spostati. Le particelle di ghiaccio, che ora hanno cariche più positive, si spostano più in alto nel cielo e si riuniscono. Oppure potrebbe trattarsi di una carica per attrito, un altro elemento che porta ai fulmini vulcanici. Così come la carica del ghiaccio avviene quando minuscole particelle di ghiaccio si scontrano, qui abbiamo cenere e pezzi di roccia che si scontrano e creano ioni carichi. Ci sono anche i lampi scuri. Più di 10 anni fa, i ricercatori hanno scoperto che i temporali possono generare brevi ma fortissime esplosioni di raggi gamma, la forma di luce con la più alta energia. Sono così luminosi da accecare i sensori dei satelliti, anche se si trovano a centinaia di chilometri di distanza. Possono anche creare antimateria. L'antimateria è un tipo di materia composta da particelle con carica opposta rispetto alle particelle della materia normale. Immaginate di avere due scatole piene di blocchi. Alcuni blocchi sono rossi e altri blu. Diciamo che questa scatola rappresenta la materia normale. L'antimateria sarebbe l'antibox con blocchi di colore opposto. I blocchi blu dell'antibox sono rossi e i blocchi rossi dell'antibox sono blu. Quando queste coppie si toccano, scompaiono o annichiliscono e si trasformano in energia. Questo è ciò che accade quando le particelle di materia e antimateria si incontrano. Questi lampi potrebbero essere il risultato di un fulmine scuro perché emette una luce che non è realmente visibile. I fulmini normali coinvolgono elettroni lenti. Nei lampi scuri gli elettroni sono ad alta energia. Si schiantano contro le molecole d'aria e, così facendo, producono raggi gamma. Ah, sei su un prato, guardi il cielo blu e ti godi il canto degli uccellini mentre prendi un po' di sole. Vedi nuvole di forme diverse che si liberano lentamente in alto nell'aria. All'improvviso senti un rombo potente provenire da lontano. Ti alzi e ti accorgi che c'è una nuvola enorme. Ma non è la dimensione che ti spaventa, è la forma. La nuvola sembra un teschio. Non preoccuparti, non significa che accadrà qualcosa di brutto. Tra l'altro non è nemmeno una nuvola. Qualche anno fa si è formato un cranio da un denso fumo sul Vesuvio, in Italia. È lo stesso vulcano che ha cancellato l'antica città di Pompei dalla faccia della Terra. Naturalmente allora molti temevano che il vulcano avrebbe eruttato di nuovo. Per fortuna però il vulcano è ancora in un sonno profondo. Era stato solo un incendio boschivo nelle vicinanze a causare quella famosa nube, ma la gente del posto non era così sicura. Alcuni pensavano che il fuoco e il teschio fossero stati fatti apposta. Non sarebbe stata la prima volta. Centralia, Pennsylvania. Popolazione? Beh, basta guardarsi intorno. Il clima è spaventoso, alberi spogli, nessun animale, nessuna persona. Gli edifici sono vuoti. Le strade sono dissestate e disseminate di ghiaia. Niente macchine. Fumo denso ovunque. Questa città brucia da più di 50 anni.
Centralia era una città mineraria. Una delle sue miniere di carbone è stata abbandonata e la gente del posto l'ha usata come discarica. Poi si è deciso di sbarazzarsi della spazzatura nel solito modo, bruciandola. Un'idea fallimentare. Vediamo cosa andò storto. Il fuoco della spazzatura è entrato in profondità nei tunnel della miniera e ha acceso il carbone, che era ancora laggiù e da allora brucia costantemente. Il livello di anidride carbonica è aumentato e hanno dovuto chiudere le altre miniere vicine per sicurezza. Nessuno riuscì a fermare l'incendio e le fiamme sotterranee si diffusero sotto la città. Le strade cominciarono a scaldarsi, non vi si poteva più camminare e si riempirono lentamente di fumo e smog. Nel 2017 c'erano solo 5 persone a vivere ancora lì. Benvenuti ad Abraham Lake, in Canada. Questo lago è completamente congelato. Sali sul ghiaccio trasparente e guardi in basso. Niente pesci, solo alcune misteriose bolle congelate. Sembrano piccole nuvole congelate nel ghiaccio o meduse che hanno dimenticato di mettere in valigia una giacca invernale. Ci sono migliaia di queste piccole bolle fatte di metano, ma non provare a scavare un buco nel ghiaccio per toccarle. Il metano è altamente infiammabile. È creato da batteri che mangiano foglie, erba, insetti o qualsiasi altra cosa organica che finisce nel lago. Quando il metano tocca l'acqua ghiacciata, si trasforma in migliaia di palline congelate. Quando il ghiaccio si scioglie, si aprono e sfrigolano. Se accendessi un fiammifero lì sopra, il lago somiglierebbe a un vulcano in eruzione. Laghi simili si possono trovare vicino ad alcune rive dell'Oceano Artico. Lì le bolle possono raggiungere dimensioni maggiori delle mongolfiere. Bello, ma non ci vivrei. Il prossimo lago scioccante è in Indonesia, l'isola di Giava. Si arriva a un maestoso vulcano ricoperto di erba e alberi. Sembra addormentato, ma ne fuoriesce del fumo. Sali in vetta. Esausto, stanco, sudato, sei pronto a rinfrescarti. Guardi nella bocca del vulcano. Niente lava bollente, solo un bellissimo, luminoso lago turchese sul fondo. Sembra un'oasi, ed è il momento perfetto per un tuffo rinfrescante. Corri giù e ti prepari a saltare, ma non è acqua, è acido. I gas sulfurei penetrano nel lago da sotto il vulcano. Nel lago ci sono un sacco di metalli e quando i gas li toccano formano quella bellissima acqua turchese. Acido. Volevo dire acido. Meglio tornare al villaggio più vicino, riposare e tornare di notte col fresco. Al buio il lago sembra brillare. Proprio su di esso vedi esplodere piccole nuvole piene di luce. I gas sulfurei emergono dal lago, si combinano con l'aria e lampeggiano di blu brillante. Ma non avvicinarti troppo. In cielo, sottoterra, nei vulcani, nei laghi. È ora di andare in mare. Sali su uno yacht e salpi. Non importa dove, il prossimo fenomeno accade in tutto il mondo. Il mare è cristallino e calmo, non c'è vento. Tutto è così tranquillo. Aspetta, che cos'è? Si sente un rumore fortissimo. 2 secondi dopo, un'onda enorme, molto più alta del tuo albero, si alza dal mare piatto e colpisce il tuo yacht. La nave riesce a rimanere in piedi e l'enorme onda scompare. Sei sopravvissuto all'attacco di un'onda anomala. Alcuni scienziati pensano che accada quando la corrente marina superficiale si schianta contro un forte vento contrario. Altri dicono che succede quando correnti calde e fredde si scontrano. Un'altra teoria diffusa è l'interferenza delle onde, quando piccole onde si uniscono per formare un mostro. In determinate condizioni le onde diventano superpotenti. Tra tutte le onde in quella zona ce ne sarà una che succhia l'energia da tutte le altre. Quando è piena, l'onda si riversa violentemente. Forse è per questo che l'onda è così forte, ma dura solo un istante. Che dire delle nuvole spaventose? Beh, possono esserlo se sono enormi nuvole temporalesche, soffitti grigi e neri che bloccano il sole, la luna e le stelle. Poco prima ti stai rilassando nel tuo giardino, poi vedi quelle nuvolone. Temporali, grandine, inondazioni e tornado. Sono facili da individuare grazie al loro aspetto solenne. Spessi, pesanti e scuri. Possono persino brillare all'interno per i fulmini. Questa nuvola ha un aspetto spaventoso, ma prima di scappare vediamo come si forma. Le nuvole sono come montagne russe.
Immagina di essere una gocciolina d'acqua in giro con le tue amiche nell'oceano, in attesa in fila per il nuovissimo gioco appena aperto. È il momento. Ti allacci la cintura. Non succede nulla. Poi lo senti. Le montagne russe iniziano a salire, salire, salire. Puoi vedere tutte le tue amiche goccioline laggiù. Sono piccolissime. Continui a salire aspettando il grande salto, ma non succede nulla. Sei così in alto che sei tra le nuvole. Non è così spaventoso lassù e ci sono un sacco di tue amiche. Che bello! Inizia a fare freddo. Ti guardi intorno e ti accorgi che sta succedendo a tutte. Vi state trasformando in bellissimi cristalli di ghiaccio, lucidi e carini. La nuvola si sta riempiendo. State sempre più strette tutte insieme. Eppure, che momento tranquillo e Ah! La corsa riprende e ora sei in caduta libera. Lentamente all'inizio, poi sempre più velocemente. Migliaia di tue compagne cadono a terra, alcune si tengono strette, altre ridono e agitano le mani in aria. Wow! E splash! Che paura! Preferisco il giro sul fulmine, quello in cui ti legano, sali e poi giochi all'autoscontro tra le nuvole. Più volte ti imbatti in un'altra goccia d'acqua, più fulmini crei. Non tutti i fulmini avvengono all'interno delle nuvole. C'è un fenomeno raro chiamato temporale sporco. Il fulmine si manifesta sopra un vulcano. Il più famoso è in Giappone. Erutta quasi ogni giorno nuvole nere in alto nel cielo. Sono nuvole vulcaniche super spaventose, con i fulmini. Wow! I fulmini si verificano durante le tempeste, quando i cristalli di ghiaccio si scontrano l'uno con l'altro. Nei temporali sporchi, pezzi di cenere vulcanica si scontrano, creano attrito e illuminano il cielo. Ok, terminiamo il viaggio con qualcosa di sicuro e bello. Niente più montagne russe sulle nuvole. Sei nel deserto di Atacama, nel nord del Cile, uno dei luoghi più aridi della Terra. Ma questo deserto ha un bellissimo segreto. Ogni 3-5 anni vi spuntano fiori dal nulla. È così famoso che è anche chiamato il deserto fiorito. I semi giacciono nel terreno, aspettando solo un po' di pioggia. Quando piove a sufficienza, spuntano circa 200 tipi di fiori. Le sabbie gialle dell'Atacama diventano viola, bianche, verdi e rosa. Ok, è il momento di sgranchire un po' le gambe e fare una passeggiata nel parco. Il sole splende, tutto va alla grande. È allora che vedi una nuvola in rapida crescita. All'inizio è di un bianco brillante e si avvicina molto velocemente, diventando più densa e più scura. Il cielo si oscura e una folata di vento ti fa cadere il cappello dalla testa. Così poi i tuoi capelli cominciano ad elettrizzarsi. Questo è il segnale di scappare via più in fretta che puoi. Stai per essere colpito da un fulmine. In questo preciso momento le cariche positive stanno salendo attraverso il tuo corpo. Si stanno dirigendo verso la parte caricata negativamente della tempesta. Se non reagisci velocemente, queste cariche elettriche si incontreranno e per te finirà molto male, ragazzo. Se non hai modo di nasconderti, accucciati e cerca di raggomitolarti per essere meno imponente rispetto a ciò che ti circonda. Non sdraiarti per terra, potrebbe essere bagnato e quindi essere un ottimo conduttore di elettricità. Ci sono anche altri segnali che ti fanno capire che sei in pericolo durante un temporale. I palmi delle tue mani potrebbero cominciare a sudare. Potresti sentire bizzarri crepitii, ronzii o vibrazioni provenienti da oggetti metallici nelle vicinanze. La pelle potrebbe cominciare a formicolare. Potresti sentire uno strano sapore metallico in bocca. Se sai per certo di non aver mangiato della carta stagnola, fai attenzione. Inoltre, potresti sentire odore di cloro, che in pratica sarebbe ozono. Le cariche elettriche dividono le molecole di azoto e ossigeno, che sono i principali gas che formano l'atmosfera, in atomi separati. Quando questi atomi si uniscono di nuovo, alcuni producono delle molecole composte da 3 atomi di ossigeno, cioè ozono, e potresti sentirlo durante un temporale, perché le correnti d'aria lo portano giù dalle alte quote. Puoi capire quanto è vicino un temporale, misurando il tempo che intercorre tra l'avvistamento di un fulmine e quando senti effettivamente il rumore del tuono. Ogni 5 secondi corrispondono a 1,6 km. Il cielo sopra la tua testa si sta oscurando e diventa minacciosamente verde. Qualcosa ti colpisce sulla guancia. Ai, fa male! Così raccogli l'oggetto incriminato. È un enorme chicco di grandine, ma fuori non fa così freddo e non piove. Noti come tutto è immobile e silenzioso. Non c'è alcun vento e ti rendi conto che è calma piatta prima della tempesta.
Infatti, presto sentì un rumore. Si sta avvicinando rapidamente e si trasforma in un forte ruggito, come se un treno merci si stesse muovendo verso di te. Solo che non è un treno, è un tornado, e non hai tempo per scappare. L'imbuto non è visibile dietro una nuvola di detriti, ma non puoi confondere questa colonna d'aria rotante con nient'altro al mondo. Se il tornado dovesse raggiungerti mentre sei per strada, allontanati il più possibile dall'auto. Ciò impedirà che il veicolo venga lanciato verso di te. Trova un fosso, sdraiati e copriti la testa. Se sei dentro casa, allontanati dalle finestre e nasconditi sottoterra se possibile. Invece, diciamo che adesso sei in riva al mare, stai camminando lungo la riva e ti stai godendo una leggera brezza. All'improvviso il terreno comincia a tremare sotto i tuoi piedi. Deve essere un terremoto! La prossima stranezza che noti è l'acqua che si ritira dalla spiaggia a una velocità vertiginosa. Lascia il fondo dell'oceano esposto, la barriera corallina e persino i pesci. È allora che senti un ruggito in lontananza. Questo è uno tsunami e hai soltanto pochi minuti per salvarti la vita. Raggiungi subito un'altura perché un'onda gigante si sta dirigendo verso la riva. Forza! Questo non è l'unico modo in cui uno tsunami può insinuarsi. Non sempre si schianta contro la riva come una serie di enormi onde. Uno tsunami può sembrare anche una marea in rapida ascesa. Di solito va di pari passo con gravi turbolenze sottomarine. Trascina le persone sotto la superficie e sposta oggetti pesanti con grande facilità. Puoi anche notare l'acqua che gorgoglia, vortica e crea schemi bizzarri. Questo è un altro segno dell'arrivo di uno tsunami, ovvero che il tuo cane si è irrequieto. Non sto scherzando, sta graffiando la porta d'ingresso, vaga per l'appartamento e cerca di nascondersi. Di solito è calmo e docile, mentre adesso ulula e abbaia. Negli ultimi giorni anche il clima è strano. Fa caldo un giorno e freddo il giorno dopo. Hai anche notato che il ruscello vicino casa è pieno d'acqua e fluisce velocemente. Soltanto quando i bicchieri cominciano a tintinnare dentro la credenza ti rendi conto di quello che sta accadendo. Il rumore è prodotto da scosse preliminari o piccoli terremoti d'avvisaglia, prima della grande tempesta. I terremoti si verificano spesso in serie. Se si verificano diversi terremoti deboli, uno molto più grande potrebbe essere in arrivo. Qualche tempo prima che il disastro colpisca, potresti notare delle bizzarre luci blu. Alcune provengono dal terreno, altre invece dall'aria. Queste sono le cosiddette luci del terremoto. Sono causate dalle rocce che subiscono grande stress. Possono essere viste per giorni o pochi secondi prima del terremoto stesso. Anche se c'è da dire che alcuni esperti non credono affatto alla loro esistenza. Se pensi che stia per accadere un terremoto e nel tuo acquario hai un pesce gatto, fai attenzione a come si comporta. Gli scienziati hanno dimostrato che questa specie può reagire ai tremori della terra. Il pesce diventa irrequieto e sente che l'attività sismica è davvero elevata. Alcuni insetti possono sentire l'arrivo di una tempesta, invece. Si preparano a questo disastro interrompendo qualsiasi tipo di movimento. Quindi se noti che gli insetti ti sembrano un po' assonnati, beh, cerca subito un riparo. Anche le api possono prevedere i temporali. Cominciano a lavorare molto più duramente il giorno prima che cominci a piovere. Le onde quadrate si verificano quando due diversi tipi d'onda si schiantano l'uno contro l'altra. Questo fenomeno sembra fantastico, ma soltanto se guardi da riva. Non pensarci neanche di entrare in acqua per giocare tra queste onde, perché formano delle correnti incrociate che possono facilmente trascinare giù persino un nuotatore esperto. E se vedi delle onde che trasportano detriti e alghe, beh, sta fuori dall'acqua. Può essere un segno di una forte corrente di strappo, e anche questa può trascinarti al largo. E anche se vedi qualcosa di verde e maleodorante sulla superficie, beh, stai lontano dall'acqua. Potrebbe essere una pericolosa fioritura di alghe, non puoi sapere se sia tossica o meno, quindi faresti meglio a stare alla larga. Da 3 a 4 giorni prima dell'arrivo di un uragano, la superficie del mare o dell'oceano può gonfiarsi fino a 2 metri e le onde colpiranno la riva ogni 9 secondi. Più l'uragano si avvicina, più rapidamente queste onde si infrangeranno contro la riva. Inoltre le onde diventeranno più grandi, a volte fino anche a 5 metri. Il cielo sarà disseminato di nuvole leggere e soffici. Circa 36 ore prima che l'uragano raggiunga la riva, la pressione atmosferica comincerà a diminuire. Dopodiché il vento invece accelererà. Nel cielo compariranno nuvole e filamenti sottili. 18 ore prima che l'uragano raggiunga la riva, il cielo si aprirà e comincerà a piovere. Spesso l'acqua piovana inonda le zone più basse, raggiungendo anche i 4 metri e mezzo. Quando l'uragano è a 12 ore di distanza, una potente tempesta comincerà a portare con sé diversi detriti.
6 ore prima la velocità del vento sarà di 145 km orari e abbastanza forte da spezzare e persino sradicare gli alberi. A proposito, diciamo che sei in mare aperto e ci sono degli squali che girano intorno alla barca. Sì, lo so, che paura. Tienili d'occhio. Se improvvisamente dovessero andare via e raggiungere così le acque più profonde, beh, potrebbe significare che un uragano si sta avvicinando. Torna sulla terraferma il più velocemente possibile e avvisa tutti gli altri. Se durante un periodo di forti piogge senti un ruggito, potrebbe trattarsi di un'alluvione improvvisa che si sta muovendo proprio nella tua direzione. Se sei vicino a un fiume, potresti vedere detriti che scendono insieme al flusso dell'acqua. L'acqua potrebbe cambiare colore e diventare più torbida e scura. Questi segnali dovrebbero avvisarti che c'è qualcosa che non va e se segui il tuo istinto, saprai che non c'è tempo da perdere. Cerca di allontanarti il più velocemente possibile. Le inondazioni improvvise sono spesso letali. Se sei invece in mezzo alla natura, presta attenzione all'acqua nei ruscelli, torrenti e fiumi. Se l'acqua sale o scende velocemente, potrebbe essere un segno che sta per verificarsi una frana. E se vedi l'acqua diventare fangosa, non aspettare ancora, esci subito da quella zona. Sì, lo so, ti ho fatto un sacco di terrorismo. Un tramonto viola. Devi averne visto uno almeno una volta nella vita. Normalmente non è niente di minaccioso e ha a che fare con il modo in cui viaggia la luce. La luce che produce il sole è bianca. Quando attraversa un prisma, vedi onde luminose di diversi colori, dal rosso e arancione al blu, verde e indaco. La luce normalmente viaggia in linea retta se non ci sono ostacoli sulla sua strada. Le onde luminose più corte, comprese quelle blu e viola, si disperdono più facilmente quando incontrano quegli ostacoli, come le molecole nell'atmosfera. Poiché il sole è basso sull'orizzonte al tramonto e all'alba, la sua luce deve passare attraverso più molecole che disperdano la luce viola e blu. I colori che i tuoi occhi colgono sono giallo, arancione e rosso, ma con le giuste condizioni puoi vedere lo splendido cielo viola. A volte il cielo viola appare per motivi molto più spaventosi. Può essere causato da uragani, incendi o tempeste di polvere. La concentrazione di vapore nell'aria aumenta e la luce si disperde più del solito. Anche la polvere, il sole al tramonto e le nuvole basse contribuiscono a questo spettacolo naturale. Il cielo diventa arancione e rosso al tramonto se c'è abbastanza luce. Poi emana sfumature rosa che si confondono con un cielo blu scuro. Ora, ti ricordi cosa succede quando mescoli il rosa e il blu? Ottieni il colore viola. Non tutti gli uragani fanno diventare il cielo viola e cercare di prevedere se accadrà è come cercare di prevedere un arcobaleno. Tuttavia, in molti hanno riferito che diversi grandi uragani hanno fatto diventare i cieli viola. I cieli verdi possono sembrare spettacolari quanto quelli viola, ma in realtà gridano anche al pericolo. Di solito sono lì per dirti che un temporale, una grandinata o un tornado è nelle vicinanze. Il colore unico è il risultato dei raggi solari gialli che si mescolano con la luce blu proveniente dalle nuvole temporalesche. Ti stai godendo una bella giornata in riva all'oceano, con una fresca brezza tra i capelli, quando all'improvviso noti che l'acqua inizia a ritirarsi dalla spiaggia a grande velocità. Questo è un segnale per iniziare a correre il più velocemente possibile lontano dalla spiaggia. Questo molto probabilmente significa che è in arrivo uno tsunami. Una reazione rapida massimizza le tue possibilità di sopravvivenza. Se noti che il livello del mare si sta alzando ma non sembra troppo estremo, potrebbe essere un altro segno di uno tsunami in avvicinamento. Succede nel 40% dei casi e l'acqua che entra è la prima onda di tsunami. La prossima, molto più grande e più pericolosa, di solito segue in circa 10 minuti. Un'altra cosa degli tsunami è che a loro piace arrivare con dei suoni forti. In molti li descrivono come un tuono, il suono di una locomotiva, di un elicottero o semplicemente un forte boom. Vedi un canale sulla spiaggia? È nel tuo interesse stare lontano dall'acqua. Potrebbe esserci una corrente di strappo sotto la superficie che può essere estremamente pericolosa. A volte le onde colpiscono la riva in un modo strano che forma queste correnti di strappo. Potresti vedere una strana rottura tra le onde o un'area con un colore diverso rispetto al resto dell'acqua. Pezzi casuali di alghe che vanno in tutte le direzioni sono un altro segnale di avvertimento della corrente di strappo. Se ti capita di trovarti intrappolato in una corrente di strappo, cerca di rimanere a galla, ma non cercare di andare controcorrente, sprecherai solo energia preziosa. Grida aiuto e prova a farti strada verso la riva. Una volta uscito dalla corrente, nuota in diagonale verso la spiaggia.
La prossima volta che vedrai nuvole a forma di cono nel cielo, ricorda che è un buon momento per iniziare a cercare un riparo. Se rimangono così, è in arrivo una violenta tempesta. Ma se una nuvola di quella forma inizia a roteare, significa che sta per trasformarsi in un tornado. Se hai delle api nelle vicinanze, un giorno possono salvarti da grossi guai. Questi ragazzini laboriosi diventano più attivi del solito quando sentono che sta arrivando una tempesta. Accelerano per raccogliere più nettare prima della pioggia e una volta che hanno finito, torneranno sempre all'alveare 10-15 minuti prima della pioggia battente, anche quando non ci sono segni evidenti del suo arrivo. Il loro segreto sono i peli supersensibili sulla schiena, che possono raccogliere gli accumuli elettrostatici dalle nuvole temporalesche. Per secoli, le persone hanno notato che gli animali si comportano in modo strano un paio di giorni prima di grandi eventi sismici. I cani non riescono a smettere di abbaiare, le mucche interrompono il latte e rospi, topi e serpenti lasciano le loro case. Sembra che gli animali possano sentire onde d'urto iniziali più piccole che gli umani non notano neanche. Gli scienziati hanno cercato di trovare una spiegazione legittima ed eseguito infiniti test ed esperimenti. Finora stanno ancora cercando di spiegare questo mistero. Riesci a sentire l'odore di ozono nell'aria? Quando in arrivo un temporale, è l'odore più distinto e pungente che puoi percepire. Una carica elettrica di un fulmine lo libera dalle altitudini più elevate. L'altro odore di pioggia più gradevole è il petricore. L'acqua piovana risveglia le molecole su piante, alberi, cemento e asfalto. Il loro aroma si diffonde ovunque. Puoi persino sentire quell'odore nella tua bocca. Tutti quegli ioni positivi nell'aria che un fulmine libera si mescolano con l'ozono e la tua saliva, ed è così che ottieni quel sapore metallico amaro. Quando un fulmine sta per colpire, potresti sentire bizzarri crepitii, ronzii o vibrazioni provenienti da oggetti metallici nelle vicinanze. I tuoi palmi potrebbero iniziare a sudare, e poi puoi sentire i tuoi capelli rizzarsi. Questo è un chiaro invito all'azione, e quell'azione è correre per la tua vita. Le cariche positive stanno attraversando il tuo corpo, cercando di raggiungere la parte caricata negativamente della tempesta. Fidati di me, non vuoi che queste si incontrino. Se non vedi un riparo che puoi raggiungere velocemente, prova a renderti più piccolo degli oggetti intorno a te. Abbassa l'ombrello e sta lontano da recinzioni metalliche, tubi metallici, binari e altri oggetti metallici. E non sdraiarti a terra. Probabilmente è bagnato, il che significa che il suolo è un ottimo conduttore di elettricità. Se improvvisamente noti delle fessure nell'asfalto vicino a casa tua, potrebbe essere un segnale di avvertimento di dolina. Ispeziona la tua casa dall'interno. Quella porta inizia a incepparsi? O forse c'è uno spazio vuoto dove le pareti incontrano il soffitto? Armadi e cassetti della cucina irregolari, pavimenti storti, scale che iniziano a inclinarsi, perdite d'acqua dopo ogni pioggia e moda nature spostate, sono tutti segni che una dolina sta per aprirsi. Per scoprire se è sicuramente una dolina e quanto è pericoloso, devi consultare una società di ingegneria. Se trovi una dolina che è già lì, devi stare lontano dalla zona. Recintala per renderla meno pericolosa per gli altri. Avrai bisogno di un aiuto professionale per risolvere la situazione. Alcuni vulcani urlano quando stanno per eruttare. Piccoli terremoti, che spesso si verificano prima, producono un ronzio, per lo più non udibile alle orecchie umane, ma a volte raggiunge una frequenza che ti permette di sentirlo come uno strano brontolio o un sibilo proveniente dal sottosuolo. Questo rumore è noto come tremore armonico. Con alcuni vulcani è il suono delle bolle di magma che vibrano quando attraversano fessure nella crosta terrestre, ma non è sempre così. Se gli scienziati riuscissero a capire cosa causa esattamente queste urla vulcaniche, potrebbero creare un sistema di allerta limitato alle eruzioni vulcaniche. Se sei all'aria aperta, presta attenzione all'acqua di ruscelli e fiumi. Se il livello sta scendendo rapidamente, anche se sta piovendo, questo potrebbe essere un segno di una frana imminente. E se senti un debole rombo o suoni insoliti, come massi che si scontrano, potrebbe significare che i detriti stanno arrivando verso di te. È un segnale per mettersi subito al sicuro, come adesso.
Hai aspettato un sacco e finalmente è arrivato? Ti sembra abbastanza vicino a casa, quindi prendi le chiavi al volo, monti in macchina e imbocchi l'autostrada. Nel cielo c'è un arcobaleno luminoso e non vuoi perderti l'occasione di trovare il punto in cui nasce e prenderti la tua pentola d'oro. Guidi velocissimo e l'arcobaleno si sdoppia. La strada fa una brusca svolta. L'origine dell'arcobaleno sembra essere a pochi minuti da lì. Ti stai avvicinando, ma inizia a svanire. Sparito. Ti fermi e cerchi la pentola. Niente. Ma non sei tu. È fisicamente impossibile raggiungere la fonte degli arcobaleni, perché non è una cosa fisica o tangibile. Gli arcobaleni sono illusioni ottiche, che si formano grazie al superpotere delle gocce di pioggia, che funzionano come minuscoli prismi. Le gocce di pioggia riflettono la luce del sole, sia internamente, sia nella direzione da cui le guardi. Diverse lunghezze d'onda della luce si rifrangono ad angoli diversi. Ecco perché la luce bianca trasmessa dal sole appare come un insieme di colori che arrivano in un certo ordine. Perché questa illusione ottica naturale funzioni, ti servono le giuste condizioni meteorologiche. Inoltre, devi essere a una certa distanza, esattamente a un angolo di 42 gradi rispetto ai raggi del sole, con il sole alle tue spalle e la pioggia di fronte a te. Quando ti muovi verso l'arcobaleno, rimane sempre alla stessa distanza da te, quindi non puoi mai raggiungerlo. Inoltre, l'angolo da cui lo guardi cambia, quindi l'arcobaleno sembra rimpicciolirsi rispetto al paesaggio. E quando arrivi dove sta cadendo la pioggia, l'arcobaleno ti si dissolverà davanti. Per riflettere abbastanza luce, gli serve una spessa colonna di pioggia, quindi lo vedrai di nuovo a distanza. Due persone non possono mai vedere lo stesso arcobaleno, perché lo vedono da punti diversi, a meno che ovviamente non stiano guardando entrambi una foto. Se chiedi al tuo amico di stare sotto a un arcobaleno, più ti avvicini a lui, più l'arcobaleno si allontanerà da te. Il tuo amico vedrà un arcobaleno diverso dal suo punto di vista. A distanza è sempre a 42 gradi. Il lato positivo, tuttavia, è che potrebbe esserci un numero infinito di arcobaleni nel cielo, un cielo però nelle giuste condizioni. Quindi potresti trovarti alla fine di un arcobaleno che non vedi. Qualcuno in lontananza potrebbe riprenderlo con la fotocamera. Superare un arcobaleno, inoltre, non è fisicamente impossibile. Potrebbe apparire a un lato di un aereo o al di sotto di esso nelle giuste condizioni e con la giusta angolazione. Ma le immagini scattate dai finestrini degli aerei che mostrano arcobaleni dall'alto sono il risultato di un'altra illusione ottica. La plastica dei finestrini ha la proprietà di sdoppiare la luce, che vi entra in due raggi distinti. I raggi sono di colori diversi e dispersi in modo diverso. Quando la luce fuoriesce dal finestrino, i due raggi di luce si intersecano e creano l'effetto di fasce colorate. Se usi un filtro polarizzante sulla fotocamera, l'effetto è ancora più evidente. Anche l'acqua sotto all'aereo ha questo effetto polarizzante, quindi sembra proprio un arcobaleno, ma non lo è. Un altro motivo per cui non puoi mai raggiungere l'origine degli arcobaleni è che non sono archi, anche se lo sembrano. Sono cerchi completi. Non puoi vedere il resto del cerchio perché quando sei a terra vedi solo la luce riflessa dalle gocce di pioggia sopra all'orizzonte. La metà inferiore è nascosta alla tua vista. L'unico modo per vedere un arcobaleno circolare completo è salire su un aereo o scalare una montagna molto alta ed espandere il tuo punto di vista. Gli arcobaleni non compaiono solo di giorno. Gli arcobaleni notturni si chiamano archi lunari o arcobaleni lunari e sono prodotti della luce riflessa dalla luna che colpisce le gocce d'acqua nell'aria. Ha gli stessi colori, ma ha un aspetto più debole. La luna non emette luce propria. Quella lunare è quella del sole riflessa, e quindi è più debole. Ecco perché l'arcobaleno lunare è comunque un arcobaleno formato dalla luce del sole e dall'acqua. Puoi individuarli quando c'è luna piena o quasi piena, di solito in aree tropicali come Caraibi e le Hawaii, in cui di sera tardi spesso piove. Quando la luce viene rifratta, si formano archi di nebbia, molto più deboli dei normali arcobaleni, perché le gocce d'acqua nella nebbia sono più piccole delle gocce di pioggia. Alcuni sembrano anche essere per lo più bianchi. Un arcobaleno fatto di nuvole, invece, si chiama arcus. Se per qualche motivo vuoi che un arcobaleno scompaia dalla tua vista, hai solo bisogno di un paio di occhiali da sole polarizzati. Mettiteli davanti, girali di lato e voilà!
L'arcobaleno è sparito. Anche gli arcobaleni sono polarizzati, ovvero le loro onde luminose vibrano in una direzione verticale, come nelle ombre. Gli occhiali da sole sono progettati in questo modo per evitare i riflessi di pozze d'acqua o altre superfici piane. Quando giri gli occhiali di lato, li rendi polarizzati orizzontalmente, quindi non puoi vedere oggetti polarizzati verticalmente, motivo per cui l'arcobaleno magicamente scompare. Rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola. Gli arcobaleni non sono solo dei 7 colori che hai imparato a scuola, questi sono i colori dello spettro visibile. Il rosso ha la lunghezza d'onda più lunga e il viola quella più corta. Nell'arcobaleno sono presenti anche altri colori, come il rosa, il marrone, il corallo e molti altri. Ne ha fino a 1.000.000. Le altre tonalità sono semplicemente invisibili all'occhio umano. Gli arcobaleni rossi monocromatici di solito si possono osservare all'alba o al tramonto, quando il sole è all'orizzonte. In quei momenti appaiono lunghezze d'onda più corte delle sfumature blu e viola, quindi vedi solo il colore rosso. Quando la luce viene riflessa 2 volte all'interno delle goccioline, puoi vedere un bellissimo doppio arcobaleno che esce sopra a quello principale più luminoso, i cui colori sono invertiti. Il viola è il primo colore, mentre il rosso è l'ultimo. Quando la luce si riflette 3 volte, puoi vedere l'arcobaleno triplo. Devi affrontare il sole per vederlo, perché si trova al suo centro. Non è cosa facile, perché vedi il sole e non i colori più brillanti. L'arcobaleno quadruplo è ancora più difficile da vedere, ma si verifica anche lui in natura. Questi arcobaleni sono eccezionalmente rari in natura e si verificano solo quando c'è una differenza nei percorsi dei raggi e nella dimensione delle gocce di pioggia. I loro colori più brillanti di solito sono il rosso e il verde. Gli scienziati hanno rilevato un arcobaleno del 200° ordine. Potresti indossare un arcobaleno perfettamente circolare attorno a te. Se vai in montagna quando il sole è basso e alle tue spalle, e tu arrivi abbastanza in alto, e quindi sotto c'è la nebbia, puoi assistere all'effetto ottico dello spettro di Broken. È la tua ombra nella nebbia, ma molto più grande di quanto non sia in realtà. La figura è circondata da un anello di luce simile a un alone. È una gloria. Quell'effetto fantastico che si verifica quando vedi dal finestrino dell'aereo su cui ti trovi, l'aereo stesso proiettato sulle nuvole sotto di te. Alcuni arcobaleni si capovolgono. Questo effetto ottico è chiamato arco circumzenitale. Si verifica quando la luce solare si rifrange attraverso i cristalli di ghiaccio orizzontali con un certo angolo, che si forma in nuvole speciali. Succede abbastanza spesso durante l'anno, ma non lo vediamo molto perché normalmente è nascosto dalle nuvole sottostanti. Se sei davvero fortunato, potresti vedere 2, 3 o più arcobaleni insieme. Sono diversi dai doppi e tripli arcobaleni, perché sono archi separati, che attorniano un arcobaleno più vivace e colorato. A volte gli arcobaleni si intersecano con i tornado, quindi non sempre portano cieli limpidi e tempo calmo. Il fenomeno ottico delle macchie di luce color arcobaleno ai lati del sole si chiama parelio. È molto simile all'arcobaleno, ma molto più comune. Si forma con l'umidità che filtra la luce solare quando questa colpisce le nuvole di cristalli di ghiaccio. I cristalli di ghiaccio diventano dei prismi. Il parelio di solito è bianco, ma può anche essere colorato, dal rosso più vicino al sole al blu all'esterno. L'80% di ciò che si cela in fondo agli oceani è ancora ignoto alla scienza. Questo perché gli oceani coprono oltre il 70% della superficie terrestre e solo una piccola porzione è accessibile ai nostri occhi. Sappiamo molto sulla fauna che popola gli oceani, almeno fino a 5.000 metri di profondità, ma ogni tanto si resta ancora sorpresi. C'è così tanto da esplorare ancora. Qualche anno fa, ad esempio, venne scoperta una nuova specie di squalo, il gattuccio di Gini, o ancora il sifonoforo gigante, una medusa, o meglio una colonia di meduse, lunga 47 metri, scoperta di recente in Australia. Ma c'è altro ancora che suscita curiosità negli oceani Artico e Antartico: i fiori di ghiaccio. Non si tratta di veri fiori, ma di cristalli di ghiaccio. I fiori di ghiaccio si formano quando piante a stelo lungo cercano di liberarsi dal sottile strato di acqua ghiacciata che si forma su di loro, ma non solo l'acqua. Tra i fiori di ghiaccio si trovano anche microorganismi, un vero ecosistema in miniatura.
I vulcani non esistono soltanto sulla terraferma, anzi, molti sono sotto al mare. E i vulcani sottomarini possono essere altrettanto distruttivi. Se i dati in nostro possesso sono corretti, gli oceani contengono alcuni dei sistemi vulcanici più attivi del nostro pianeta, a una profondità media di 2600 metri sotto la superficie del mare. Un maelstrom è un potente e pericoloso vortice, vero e proprio incubo per tutti i naviganti, in ogni epoca. Quello che distingue un maelstrom da un normale vortice è proprio la sua straordinaria forza ed estensione. Può mettere in pericolo persino le navi più grandi. Uno dei maelstrom più famosi è quello di Naruto, al largo dell'isola giapponese di Awashi. Vortica a una velocità media di 13 km orari, ma tocca punte di 19 km orari due volte al giorno, uno dei più veloci al mondo. L'affondamento del Titanic è stato notoriamente causato da un iceberg, giusto? Beh, forse non sai che gli iceberg a volte possono essere colorati, con strisce marroni, nere, verdi, gialle e blu. Naturalmente, in questo caso, sono chiamati iceberg striati, e il loro colore dipende da vari fattori. Gli iceberg blu, ad esempio, si formano quando il ghiaccio si scioglie e si riforma molto velocemente. Se invece un iceberg ha delle striature verdi, significa che il ghiaccio contiene delle alghe. Iceberg di colore più terreo, ad esempio marrone, giallo o nero, devono il loro particolare colore a sedimenti rimasti intrappolati nel ghiaccio. Nel marzo del 2019, degli scienziati si sono imbattuti in qualcosa di davvero inspiegabile. Esplorando un sistema di vulcani sottomarini, gli studiosi hanno notato una sorta di piccolo lago, ma capovolto, a quasi 2000 metri di profondità. Se ti stai domandando come sia possibile, beh, non lo è. Alla fine si è scoperto che si trattava solo di un'illusione ottica, generata dal liquido in quel bacino sottomarino. L'acqua si riscalda fino a 160 gradi Celsius e contiene diverse sostanze pesanti, come zolfo e metalli vari, creando così l'illusione ottica. La più grande cascata del mondo si trova a sua volta sotto al mare. Situata nello stretto di Danimarca, una via d'acqua che divide l'Islanda dalla Groenlandia è un po' difficile da ammirare. Bisognerebbe tuffarsi là sotto, essere capaci di respirare sott'acqua, e allora sì che la vedremmo. Una serie di cascate che partendo dalla profondità di 600 metri si inabissano fino a oltre 3000 metri sotto al mare. Nel 2011, dei cacciatori di tesori svedesi scoprirono qualcosa sul fondo del Mar Baltico, che descrissero come strano e misterioso. Una struttura ovale e con curiose scalinate. Secondo loro si trattava di una struttura costruita decine di migliaia di anni fa, persino prima dell'ultima era glaciale. Era forse parte della leggendaria città di Atlantide? Poi, però, gli scienziati accorsi sul posto hanno appurato che si trattava solo di depositi di sedimenti glaciali, o comunque di altre formazioni naturali ancora da studiare. Il Mar Nero non si chiama così per caso. Situato all'estremità sud-orientale dell'Europa, questo mare emette persino del fumo, o meglio vapore, che si alza dalla superficie dell'acqua. Succede perché le correnti oceaniche che penetrano fin lì neutralizzano i flussi di aria più fredda che soffiano sull'acqua, creando così questa strana condensa. Ti sarà capitato di ammirare il sole che sorge o tramonta sulla superficie del mare. Magari avrai visto anche il cosiddetto raggio verde. Bisogna fare molta attenzione però, perché dura appena un paio di secondi. Si tratta dell'effetto della scomposizione della luce provocata dall'atmosfera terrestre. Durante l'alba o il tramonto, la luce che arriva dal sole viene scomposta in diversi colori. Se aggiungiamo anche la rifrazione dell'acqua, ecco che quel raggio verde diventa visibile. Esistono nel mondo delle maree rosse, e anche se non bisogna andare in panico quando le si vede, ci vuole prudenza. Il termine scientifico di questo fenomeno è fioritura algale. In pratica, le maree rosse dipendono dalla rapida maturazione di alcune alghe presenti in diverse zone dell'oceano. Le alghe contengono sostanze tossiche per gli animali, uomo incluso, quindi meglio restare a debita distanza e non tuffarcisi. Polpi e calamari hanno una particolarità nel loro organismo che li rende quasi alieni. Hanno tre cuori. Pensa un po' com'è per loro il giorno di San Valentino. Ma i loro cuori non hanno nulla a che fare col romanticismo, ne hanno semplicemente bisogno per vivere.
Il principale dei tre cuori è quello che regola la circolazione all'interno del loro corpo. Gli altri due, detti cuori branchiali, si occupano della circolazione nei pressi delle branchie. Con tre cuori e otto braccia, un abbraccio di un polpo diventa una cosa davvero seria. Secondo uno studio pubblicato nel 2013, i delfini sono in grado di chiamarsi tra loro per nome. In particolare i tursiopi, in grado di emettere un verso speciale per ognuno dei loro compagni, proprio come facciamo noi con i nomi di persone. Non solo, sembra che i tursiopi siano anche capaci di imparare i nomi di altri esemplari per comunicare meglio tra loro. Nelle profondità dell'Oceano Pacifico si aggira una misteriosa balena il cui canto resta ancora un enigma per la scienza. Detta balena solitaria, l'animale sembra emettere un canto a frequenza più alta di qualsiasi altro suo simile. Ma attenzione, nessuno l'ha mai vista con i propri occhi. Forse continua a cantare perché è in cerca di una compagna. A proposito, le balenottere azzurre hanno un cuore gigantesco, lungo fino a 1,5 metri, largo più di 1 metro e pesante più di 180 kg. Per capirci, il tuo cuore è grande all'incirca quanto il tuo pugno. Immagina la proporzione. Come se non fossimo già abbastanza terrorizzati dagli squali, questi animali sono capaci di rinnovare a ciclo continuo i loro denti. Intendo dire migliaia e migliaia di volte, e non solo una o 2.000. Uno squalo può cambiare fino a 30.000 denti nel corso della vita. Chissà quanto pagano dal dentista. Un boccone amaro da mandar giù. In natura non esiste un organismo capace di vivere per sempre. O forse sì. Gli scienziati hanno studiato una particolare specie di medusa, molto piccola, così piccola da poter stare sull'unghia del tuo dito mignolo, ma sembra seguire la storia di Benjamin Button, nel senso che è capace di rigenerarsi e tornare giovane ogni volta che si trova in pericolo o che il cibo scarseggia. Manco a dirlo, questo strano animaletto è stato soprannominato la medusa immortale. La specie è nota da secoli, ma solo intorno al 1990 è stata scoperta questa sua incredibile caratteristica. Ancora non sappiamo come faccia a produrre cellule in grado di regredire il proprio ciclo vitale, ma se lo scoprissimo, le potenzialità per la scienza e la medicina sarebbero incredibili. I polpi hanno tre cuori, due per pompare il sangue verso le branchie e uno, più grande, fa circolare il sangue nel resto del corpo. Hanno anche 9 cervelli, uno ovviamente è quello centrale, ma anche le 8 braccia hanno un proprio mini cervello, per cui possono agire indipendentemente. In questo modo il cervello principale invia solo segnali molto urgenti alle braccia o tentacoli. Segnali tipo: ehi, vai subito verso quella fossa, c'è un granchio nascosto lì dentro! Nel nostro caso, il cervello controlla ogni movimento degli arti. Nel caso del polpo, ciascun braccio agirà in modo indipendente l'uno dall'altro. Le ventose sulle braccia del polpo sono dotate anche di sensori del gusto. Dato che le braccia sono indipendenti, l'animale non sa mai davvero dove sono, tranne quando le vede. Noi, invece, abbiamo la propriocezione, un senso grazie a cui sappiamo sempre dove sono le nostre braccia, anche quando le abbiamo dietro la schiena, ad esempio. Il 1816 è noto come l'anno senza estate. Nell'aprile del 1815 avvenne un'enorme eruzione vulcanica sul monte Tambora, in Indonesia. La colossale nube di ceneri vulcaniche arrivò su nell'atmosfera e la gran parte dell'emisfero boreale si ritrovò il cielo coperto da nubi di polvere e cenere sempre più dense. Nel giugno del 1816, quindi, l'inverno non cessò mai davvero. Il gelo rovinò le coltivazioni, con neve e pioggia che continuarono anche in piena estate. L'Islanda è famosa per i suoi paesaggi davvero unici al mondo: montagne brulle, fiordi, geyser e distese di ghiaccio a perdita d'occhio. E naturalmente le affascinanti spiagge di sabbia nera, come quella di Reynisfjara, forse la più famosa. La sabbia su queste spiagge è in realtà formata da rocce ridotte in polvere da migliaia, se non milioni, di anni di esposizione alle intemperie e all'erosione. Su Reynisfjara la sabbia è più nera che mai e il motivo è l'origine vulcanica di quella sabbia. La lava fuoriuscita da un vulcano si raffredda e si solidifica con il tempo, specialmente se entra in contatto con l'acqua di mare. Questa colorazione è davvero affascinante. La spiaggia ha un che di magico, ma è anche pericolosa a causa delle insidiose onde del mare.
Succede infatti che molte piccole onde si uniscano a formarne una molto grande, in particolare quando le correnti oceaniche le spingono tutte insieme o, nel caso di Rainy's Fiala, quando le onde provengono da un dirupo sottomarino e viaggiano ad alta velocità. Dato che il mare da quelle parti è a dir poco gelido, è meglio sempre tenersi alla larga. A volte gli alberi parlano tra loro. Non come noi naturalmente, ma ad esempio gli alberi di acacia, che crescono nelle savane africane, sono in grado di comunicarsi l'arrivo di un imminente pericolo. Quando gli animali cominciano a mangiarne le foglie, l'albero secerne una sostanza, detta tannina, velenosa per gli erbivori. Emette poi un gas che si diffonde nell'aria e viene captato dagli altri alberi nelle vicinanze, che subito iniziano a proteggersi a loro volta. Sei lì ad osservare le stelle di notte ed ecco che un lampo di luce taglia ad un tratto il cielo. Una stella cadente. Ma in realtà non sono affatto stelle, anche se le chiamiamo così. Sono meteore, ovvero piccoli frammenti di roccia che attraversano lo spazio. Una volta entrate nella nostra atmosfera, l'attrito causato dalla loro alta velocità finisce per disintegrarle. Ecco spiegata la scia che vediamo. L'attrito infatti genera calore. Le meteore si surriscaldano rapidamente mentre attraversano l'atmosfera e in poco tempo il calore le riduce in cenere. Questo è ciò che chiamiamo una stella cadente. Nel deserto i tramonti sono spettacolari, ricchi di colori di una varietà impossibile da vedere altrove nel mondo. La luce del sole è composta da varie tonalità di colori, il cosiddetto spettro. Quando il sole è alto nel cielo, i colori si mischiano tra loro e i nostri occhi percepiscono il bianco. Poi il sole scende e i suoi raggi attraversano gli strati più densi dell'atmosfera. L'atmosfera scompone le lunghezze d'onda più corte della luce, come il blu e il viola, prima che noi possiamo vederle. Ecco perché a stagliarsi ai nostri occhi sono l'arancione e il rosso. In città l'inquinamento dell'aria smorza non poco i colori del tramonto. Nei deserti invece l'aria è limpida e i colori regalati dal sole al tramonto sono più vividi. C'è poi anche da considerare l'umidità dell'aria e le nuvole, altri ostacoli per i colori del tramonto. Nel deserto l'aria è secca e le nuvole pressoché assenti, quindi la luce del sole non ha ostacoli. Il bambù cresce molto velocemente, anzi è la pianta che cresce più velocemente in assoluto, quasi un metro al giorno. Cresce di solito in fitte e dense foreste nelle quali penetra poca luce fino al suolo, cosa che spinge il bambù a crescere velocemente per catturare più luce possibile. Una modificazione del fusto, detta rizoma, si sviluppa sottoterra e collega i germogli alle piante già adulte, così che il germoglio possa crescere utilizzando le foglie di altre piante. Il bambù, inoltre, cresce tanto velocemente perché non ha bisogno di sviluppare il fusto e il tronco, resta sempre quasi cavo e coperto da uno strato sottile di cellulosa. A volte gli alberi molto grandi hanno sistemi di radici molto superficiali, persino di soli pochi centimetri sottoterra. Le radici hanno bisogno di ossigeno e di acqua e per trovare queste vitali sostanze hanno bisogno di un suolo particolarmente poroso. Nelle condizioni ideali, le radici dell'albero si estendono per molti metri sottoterra e raggiungono così più nutrimento. Ma le condizioni ideali in natura non sono una cosa tanto comune. Le rocce e la compattezza del suolo possono impedire lo sviluppo delle radici. Tali ostacoli impediscono anche l'accesso all'ossigeno. In questi casi l'albero opta per la soluzione più pratica. Le radici rimangono vicine alla superficie del suolo e si ramificano in varie direzioni. Può succedere anche in caso di siccità. L'albero a quel punto ha le radici più in superficie. In questo modo possono raccogliere più acqua piovana. Le piante sono esposte al sole per tutto il tempo e si sono evolute appositamente. Conquistarono la terraferma più o meno 700 milioni di anni fa e uno dei segreti del loro successo sta proprio nella protezione che hanno sviluppato per difendersi dai raggi UV in arrivo dal sole. Le piante che vivono in mare sono difese dall'acqua salata? I raggi UV sono quelli che causano le scottature solari, per capirci. Quindi le piante terrestri hanno una proteina che rileva i raggi UV e invia segnali alle cellule per difenderle dalla pericolosa radiazione ultravioletta. In pratica, le piante si autoproducono la loro crema protettiva, ma non le protegge al 100%. Si sa infatti che innaffiare le piante nel bel mezzo del giorno, sotto al sole cocente, può danneggiarle seriamente. L'acqua infatti agisce come una lente che focalizza i raggi solari proprio sulla superficie delle foglie. In realtà le gocce d'acqua sono lenti troppo piccole per causare danni seri alle foglie in questo caso. La protezione solare naturale della pianta però non agisce al meglio.
L'esposizione eccessiva ai raggi UV danneggia le cellule di quasi tutte le piante. Il nucleo della Terra è caldo quanto la superficie del Sole, ma per il nostro pianeta non è un pericolo, malgrado si trovi a solo 2900 km di distanza dalla superficie. Se il Sole fosse così vicino a noi, saremmo arrostiti all'istante. Ma il nucleo non è un pericolo perché è separato dalla superficie dal mantello di roccia, più o meno solida. La crosta su cui camminiamo noi è in pratica a galla sul mantello e ci protegge. Se il Sole fosse vicino, non avremmo alcuna difesa e nessuno di noi sarebbe più qui. Per fondere l'intero pianeta non basta poi il calore, serve l'energia, ovvero la radiazione. Il vulcano Kwajen in Indonesia non è la solita montagna di lava. Invece di produrre fumo nero e lava rossa, come fanno la maggior parte dei vulcani, questo vulcano emette fiamme color blu e lava elettrica. Questo fenomeno si verifica perché il vulcano contiene dei livelli altissimi di zolfo. In pratica, i gas sulfurei si mescolano con l'aria rovente e si attivano a causa della lava fusa, diventando blu. Purtroppo, questo spettacolo affascinante si può vedere solo di notte, ma durante il giorno puoi sentirne l'odore. A proposito, all'interno di questo cratere si trova anche il lago acido più grande del mondo. Il Mar Morto, anche se è tecnicamente un lago, ha un'alta concentrazione di sale e minerali rispetto ad altri mari. Nuotare nelle sue acque è quasi impossibile, ma le persone ci vanno per beneficiare delle sostanze chimiche naturali. Galleggiare in superficie è anche un ottimo modo per rilassarsi. Questo antico specchio d'acqua ha preso il suo nome perché nessun organismo macroscopico può viverci, poiché è 9,6 volte più salato di qualsiasi oceano. Solo pochi batteri e funghi riescono a sopravvivere. Si trova anche all'altitudine più bassa sulla terraferma, a ben 426 metri sotto il livello del mare. In Messico esiste una grotta di cristallo sotterranea che sembra un mondo interstellare. Si trova a circa 305 metri sotto la superficie, con ogni punta che misura fino a 11 metri di lunghezza e pesa oltre 55 tonnellate. Questi sono alcuni dei cristalli più grandi al mondo. Sulla spiaggia di Laskentyr ci sono dune infinite di sabbia bianca e acqua azzurra. Ma non lasciarti ingannare dall'atmosfera tropicale, si trova in Scozia. Infatti appare così soltanto nei mesi di maggio e giugno. In media a dicembre il sole batte per circa un'ora al giorno, il che lo rende per la maggior parte un ambiente monocromatico. Le Georgia Guidestone sono una collezione di pietre giganti che formano un motivo a stella. Ci sono iscrizioni in 8 lingue, tra cui hindi, cinese e swahili. C'è anche un calendario astronomico terminato nel 1980 ed è stato costruito per durare secoli. Nessuno sa chi l'ha costruito o perché. Nella soleggiata California si trova il Sequoia National Park, sede della Giant Forest. Esiste da migliaia di anni. Più di 8.000 di questi alberi colossali governano la Terra, comprese 10 delle più grandi piante viventi del mondo. Si stima che il generale Sherman abbia fino a 2700 anni ed è riconosciuto come il più grande albero vivente per volume. Le famose teste di pietra dell'isola di Pasqua esistono da centinaia di anni. Nessuno sa esattamente perché siano state costruite. Alcuni scienziati pensano che la popolazione locale credesse che le statue avrebbero reso il terreno più fertile. L'analisi del suolo ha dimostrato che le teste hanno fatto bene il loro lavoro. Il terreno è infatti molto fertile. La composizione chimica delle antiche sorgenti termali in Turchia rende le sue acque magiche. Non fanno solo bene al corpo, ma anche alla mente. Invece, nella lontana Arabia Saudita, c'è una roccia tagliata perfettamente al centro con due pezzi paralleli. Ciò che rende Al-Nasla così unico è che non è stato creato artificialmente, ma è il risultato del lavoro della natura nel corso degli anni. Può sembrare che su questo ghiacciaio in Antartide qualcuno abbia lasciato cadere tonnellate di vernice rossa, ma in realtà è del tutto naturale. Quel che appare come sangue è il risultato dell'acqua salata mescolata con l'ossido di ferro, rendendo questa desolata area molto inquietante. Nei primi giorni di maggio del 2018, in New England hanno osservato uno dei fenomeni più spaventosi e pericolosi di sempre, un tornado. Lo spaventoso fenomeno naturale è iniziato non lontano da Charleston, nel New Hampshire, e si è diretto verso la città di Webster, nella contea di Merrimack. Il tornado ha impiegato 33 minuti per coprire 53 chilometri e si è classificato al terzo posto nell'elenco dei tornado più longevi del New England. Nelle Filippine puoi nuotare in alcune delle acque più cristalline e scoprire un meraviglioso mondo sottomarino nella provincia di Palawan.
Nel comune di Coron ci sono spiagge di sabbia bianca con delle piccole barche che attraversano questi scenari meravigliosi. Tristan da Cunha è un piccolo arcipelago vulcanico nell'Atlantico con vicino solo Buenos Aires in Argentina e Città del Capo in Sudafrica. Ci vogliono 7 giorni di nave per raggiungere questo luogo unico. Se vuoi fuggire dal resto del mondo, stare con le 280 persone del posto ti farà sentire fuori dal mondo. Durante la prima settimana di gennaio del 2018, un clima insolitamente freddo nel nord-est degli Stati Uniti congelò l'Oceano Atlantico a North Falmouth, nel Massachusetts. Il fatto è che l'oceano era talmente ghiacciato che le persone hanno camminato sopra le onde. Ora, questo è ovviamente qualcosa che non succede tutti i giorni. La sabbia rossa è ciò che rende unica questa spiaggia ed è il motivo per cui i turisti affollano Tianjin, in Cina. Una pianta rossa chiamata Suaeda salsa vive nell'acqua salata. L'intera spiaggia è rossa e si vede solo lo strato superiore del mare. Se c'è una cosa che avrebbe detto se potesse parlare è «Io sfido la gravità». E sto parlando della pietra di Davasco in Argentina. L'enorme masso di 300 tonnellate si ergeva precariamente sul bordo di una scogliera e oscillava un po' a causa del vento. Le persone hanno persino verificato questa oscillazione mettendo delle bottiglie di vetro sotto uno dei bordi. Sono esplose durante un'oscillazione. Purtroppo questa meraviglia della natura non è più visibile come era un secolo fa. Nel 1912 il masso cadde improvvisamente dal suo trespolo, su cui stava da centinaia di anni. La gente della vicina città di Tandil era così triste per questo evento che 95 anni dopo, nel 2007, decisero di ricrearla. Hanno realizzato una replica in plastica della roccia e l'hanno messa nello stesso punto e persino nella stessa posizione. Quindi, anche oggi, se vai a Tandil, puoi vedere il suo famoso masso in equilibrio. Ora più un simbolo, ovviamente, perché non è più oscillante e pesa solo 9 tonnellate, ma non puoi perdertelo. Socotra è un'isola che sembra aliena e si trova al largo della costa dello Yemen, nell'Oceano Indiano, con uno degli alberi più singolari mai visti. Si chiama l'albero del drago e può essere trovato solo su questa meravigliosa isola. Nel 2008 è stato nominato Patrimonio dell'Umanità. Se mai vedessi un turbine d'aria ardente, niente panico, non è la fine del mondo. La raccapricciante combinazione di suoni vorticosi e l'immagine di questo vortice rovente significa che stai osservando un tornado di fuoco, noto anche come piroetta di fuoco o vortice di fuoco. Questo fenomeno pericoloso si verifica principalmente durante gli incendi. Un incendio può creare una vasta area di aria supercalda appena sopra il suolo. Quando quest'area rovente si mescola con l'aria più fresca che si trova in alto, si forma un vortice che sferza detriti e fiamme. Quelli più potenti possono arrivare fino a centinaia di metri nel cielo. La House of Mystery a Gold Hill, in Oregon, stupisce i suoi visitatori con effetti che sfidano la gravità. Non puoi stare dritto al suo interno, o stai sempre piegato di lato, o devi aggrapparti a qualcosa per mantenerti in equilibrio. E le palle rotolano verso l'alto. C'è anche una scopa che sta perfettamente immobile ovunque la metti, a differenza praticamente di tutto il resto che si trova dentro la casa. Le tribù locali dei nativi americani chiamavano questo luogo il terreno proibito ancor prima che la casa fosse costruita e la evitano a tutti i costi. I proprietari della casa però hanno deciso di trasformarla in un'attrazione turistica e ci sono riusciti. Hanno creato un'atmosfera di mistero intorno al luogo e hanno diffuso la notizia sui giornali e successivamente su internet. E voilà, è stata creata un'anomalia perfetta. In realtà non è altro che un'illusione ottica creata dall'uomo che inganna i tuoi occhi e altri sensi. Se viaggi nelle Filippine, in Indonesia o in Papua Nuova Guinea, puoi vedere alcuni degli alberi più insoliti e allegri del mondo. Il tronco dell'eucalipto arcobaleno sembra sia stato dipinto di arancione, verde, rosso, viola, giallo, marrone, blu e tanti altri colori. Alcuni alberi sono così luminosi da sembrare artificiali. L'eucalipto arcobaleno perde regolarmente strisce di corteccia, rivelando uno strato verde brillante. Dopo, questo strato verde cambia gradualmente colore e poiché la perdita avviene in momenti diversi in diversi punti del tronco, l'albero inizia a sembrare multicolore. Lo Yemen ospita i grattacieli e la metropoli più antichi del mondo. L'antica città di Shibam è considerata la Manhattan del deserto a causa degli innumerevoli edifici di fango che spuntano dal deserto. In epoca antica veniva... Immagina questo. Stai guardando un vulcano eruttare, che è una vista spaventosa di per sé. Poi all'improvviso noti dei minacciosi bagliori luminosi che illuminano il cielo sopra il vulcano.
Questo porta l'esperienza a un livello completamente nuovo. Una delle cause è l'elettricità statica che si verifica quando le particelle di cenere dense si sfregano insieme sopra al suolo. Altri tipi di fulmini vulcanici si verificano in alto sopra la superficie, vicino alla stratosfera, dove i cristalli di ghiaccio che si muovono caoticamente danno luogo a potenti scosse. A Salar de Uyuni sembra di trovarsi in cima a un grande specchio, ma in realtà è una distesa di sali di oltre 6.400 km². Si trova in Bolivia, il paese più elevato del Sud America. Questo specchio naturale è un residuo di laghi preistorici che sono evaporati molto tempo fa. Anche se può sembrare piatto, la tecnologia GPS ha dimostrato che parte del paesaggio presenta alcune piccole imperfezioni che variano di circa 2 cm. Qui ci sono oltre 10 miliardi di tonnellate di sale. Se ci vieni al momento giusto, alcuni dei laghi vicini riversano la loro acqua in questa area, creando l'effetto specchiato del cielo. Molte persone del posto estraggono il sale e il litio. E ricordati di fare tappa al primo hotel di sale al mondo. In Perù puoi trovare una vera montagna arcobaleno. Gli scienziati non riescono ancora a spiegarlo. La vetta colorata è difficile da raggiungere, ma vedere i suoi colori blu, rosso, verde, giallo e rosa è qualcosa di spettacolare. Quelli che sembrano dischi volanti congelati sono in effetti sacche di gas metano altamente infiammabile. Intrappolate sott'acqua creano dei paesaggi psichedelici e schemi sbalorditivi. Tipiche dei laghi del nord come il lago Abraham ad Alberta, Canada, queste bolle compaiono quando animali morti, foglie e piante cadono in acqua e vengono consumati dai batteri. Questi batteri in seguito espellono gas metano. Wow, posso sentirne l'odore da qui! Nel 2018, a fine marzo, l'Europa orientale ha assistito a un evento tanto bello quanto spaventoso. Gli sciatori sono scesi giù da pendii color mandarino sotto un cielo tinto di rosso. Perplesse ed eccitate, le persone hanno descritto questa esperienza come una camminata su Marte o una sciata sulle dune di sabbia. Ma per quanto misterioso sembri questo fenomeno, ha una spiegazione molto semplice. Il paesaggio extraterrestre è stato creato da una potente tempesta di sabbia arrivata dal deserto del Sahara. Questa tempesta ha portato con sé polvere, sabbia e particelle di polline che hanno colorato la neve di arancione. Non è un fenomeno che si verifica una tantum. I meteorologi affermano che si verifica in Europa orientale almeno una volta ogni 5 anni. Mi raccomando, non mangiare la neve arancione. Tra il 20 e il 21 febbraio del 2018, le persone nella parte nord-orientale degli Stati Uniti hanno vissuto uno degli eventi meteorologici più straordinari degli ultimi tempi, ed è stato un'ondata di calore. Già, a febbraio. In effetti è stata l'ondata di caldo invernale più impressionante da quando sono iniziate le registrazioni meteorologiche ufficiali nel 1800. A Freiburg, nel Maine, le persone si sono tolte i cappotti dopo che la temperatura è salita a uno sconcertante 21 gradi centigradi. A Fitchburg, nel Massachusetts, le persone hanno calzato i sandali quando la temperatura esterna ha raggiunto i 27 gradi centigradi. Lo stesso è accaduto a Harrisburg, in Pennsylvania, dove la temperatura ha raggiunto 28 gradi centigradi. E infine a Wells, nel Maine, i termometri hanno registrato 25 gradi centigradi. Circa 11.000 anni fa, nell'attuale Turchia, dove non esistevano città o strumenti di metallo di sorta, alcuni artigiani incredibilmente abili completarono quello che chiamiamo Göbekli Tepe. Come siano riusciti a incidere e sollevare blocchi di calcare 3 volte più pesanti di un T-Rex e cosa simboleggino è ancora un mistero. Un fatto strabiliante sulla Devil's Tower nel Wyoming, negli Stati Uniti, è che gli scienziati non sanno spiegare come si sia formata. È una formazione rocciosa alta 264 metri con pareti così ripide da essere praticamente verticali. Questa formazione rocciosa è sorta tra le ondulate pianure del Wyoming, senza che ci sia niente di simile per chilometri. Allora com'è possibile che un paesaggio così piatto possa aver improvvisamente partorito qualcosa di così alto? Le teorie abbondano, ma nessuno ha una risposta definitiva. Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice è un'importante attrazione turistica ed è un sito del patrimonio mondiale con molti animali e piante unici. I paesaggi sono pieni di cascate che scorrono in ogni direzione e limpidi laghi tutti intorno. A metà degli anni 80, un subacqueo scoprì il monumento Yonaguni al largo delle coste del Giappone. Gli scienziati sono convinti che questa raccolta di strutture abbia migliaia di anni, ma non riescono ancora a capire se è naturale o artificiale. Nel caso si rivelasse essere una città, il mistero sarebbe
quale civiltà perduta l'ha costruita e come ha fatto a finire in fondo al mare. La forma e la formazione di queste rocce non sono il risultato del lavoro di alcuni umani, bensì sono state create da intense eruzioni vulcaniche. Gli scienziati sono ancora confusi sul perché il sentiero del gigante in Irlanda abbia una forma così strana. Nel 1812, per una ragione sconosciuta, un contadino inglese pagò un pittore locale per rimuovere tonnellate di terra su una collina e riempire i contorni con del gesso. Il pittore scappò con i soldi, così il contadino dovette pagare una seconda persona per finire Halton Barnes White Horse. Le cascate nere in Islanda prendono il nome dalle scure colonne di lava che le circondano. La base della cascata è fatta di rocce aguzze e l'intera struttura è stata di ispirazione all'architettura islandese e si può ammirare in alcuni edifici famosi. Puoi vedere i capelli di ghiaccio nella foresta in un'umida notte d'inverno. Simile allo zucchero filato o una parrucca di capelli bianchi, questi insoliti cristalli di ghiaccio crescono sul legno in decomposizione. Sfortunatamente si sciolgono non appena sorge il sole. Solo di recente gli scienziati hanno scoperto perché i capelli di ghiaccio si formano. Per tutto questo tempo è stato a causa di... Sei pronto? Un fungo. Eh già. Permette al ghiaccio di formare delle ciocche super sottili e fanno sì che questa forma venga mantenuta per tutta la notte. Quando questo particolare tipo di fungo non è presente, al posto dei capelli, il ghiaccio forma una struttura simile a una crosta. Una delle cause più comuni degli incendi sono i fulmini dei temporali. Ma hai mai sentito parlare di un incendio che ha innescato un temporale? Beh, ora ne sentirai parlare. È successo l'11 maggio 2018, non lontano da Amarillo, in Texas. In pratica, il superpotente Mallard Fire non solo ha creato un'enorme nuvola alta nel cielo, ma il suo calore ha anche causato un violento temporale che, in seguito, ha scaricato tonnellate di chicchi di grandine delle dimensioni di una moneta da un quarto di dollaro a 96 km di distanza, nella contea di Wheeler, in Texas. Carange è il punto di riferimento più strano del Nebraska. Il suo autore ha studiato Stonehenge e ha creato la sua versione da vecchie auto, come tributo a suo padre. Alcune auto stanno in piedi come monoliti, altre sono collegate ad archi. Quando gli è stato chiesto perché lo ha fatto, il creatore della costruzione ha risposto: «Perché no?». Un'altra copia di Stonehenge è stata trovata sul fondo del lago Michigan nel 2007. Esiste un gruppo di rocce a cerchio con inciso un mastodonte. Questa bestia ha cessato di esistere oltre 10.000 anni fa, quindi la scultura deve essere più antica. La sua posizione è tenuta segreta. Buona fortuna se mai volessi cercarla. La baia di Hudson in Canada è probabilmente l'unico posto al mondo in cui la gravità è davvero inferiore rispetto a qualsiasi altra parte del pianeta. Nemmeno gli scettici possono obiettare perché è stata misurata con apparecchiature di precisione. Dunque, significa che la gravità è minore quanto, diciamo, come sulla Luna? Sfortunatamente, o per fortuna, non ne sono ancora sicuro. La differenza è davvero minuscola. Il valore esatto è 0,005% o 1/200%. Non saresti in grado di sentirlo anche se facessi del tuo meglio, ma esiste. Gli scienziati affermano che questa anomalia esista a causa di una calotta glaciale che copriva l'area circa 10.000 anni fa. Ha compresso le rocce così tanto che non riescono ancora a riprendersi del tutto, spostando così il campo gravitazionale nella baia. In futuro però la gravità tornerà alla normalità. Nel 2010 pesci fossili sono stati scoperti 400 km a ovest del fiume Nilo, dove il deserto del Sahara è più arido che mai. Questa scoperta causale ha portato gli scienziati a credere che potesse esserci un mare dove si trova ora il Sahara, così hanno condotto un'indagine geologica dell'area. E ha dato risultati inaspettati. Hanno trovato prove di qualcosa di enorme sotto la sabbia e non faceva parte di nessun mare. Per diversi mesi le ricerche sono proseguite con apparecchiature GPS a terra e successivamente, quando tutti i dati sono stati raccolti, gli scienziati hanno esaminato l'area da un satellite. La vista era sbalorditiva. Hanno scoperto che c'era un'enorme conca sotto il deserto, con un'altra più piccola nelle vicinanze. Lungo le rive di questi bacini erano già stati trovati antichi insediamenti umani e ora i ricercatori hanno finalmente avuto la risposta sul perché avevano scelto quei luoghi dove vivere. C'era un lago di proporzioni impressionanti, oltre 67.000 km quadrati di acqua dolce, circa la metà del lago Michigan. Ti presento John.
John sembra riuscire ad attirare ogni tipo di maltempo e di disastri naturali ovunque va. Guarda tu stesso. Un giorno John si accorge che il suo cane è irrequieto. Il cane continua a graffiare la porta d'ingresso e a vagare per la casa. Cerca persino di nascondersi in un angolo mentre ulula e abbaia. Quando alcune tazze iniziano a tintinnare nella credenza, John capisce il motivo di quell'irrequietezza. Il rumore è prodotto dalle scosse di avvertimento mini terremoti che precedono l'evento principale. I terremoti si verificano spesso in gruppi. Dopo alcune deboli scosse, è probabile che ne stia per arrivare una molto più grande. Qualche tempo prima che il disastro colpisca, la gente potrebbe notare strane luci blu emergere dal terreno o librarsi nell'aria. Sono le luci telluriche. Possono apparire giorni o pochi secondi prima che la Terra inizi a tremare. John sta camminando lungo la riva dell'oceano. Improvvisamente vede l'acqua ritirarsi dalla spiaggia molto, molto velocemente. Oh oh! John, scappa il più velocemente possibile. Raggiungi un'altura. Sta per arrivare uno tsunami. In questo caso la tua vita potrebbe dipendere dalla tua velocità di reazione. Anche un inaspettato e bizzarro innalzamento del livello del mare può essere un altro segnale dell'avvicinarsi di uno tsunami. È un evento che accade nel 40% dei casi. L'acqua in arrivo è la prima onda di tsunami. La seconda, molto più grande, arriverà dopo circa 10 minuti. Se l'acqua del mare gorgoglia, vortica e crea disegni bizzarri, è un altro segno che uno tsunami è vicino. John sente che c'è qualcosa di strano nel sole. Attraverso i suoi speciali occhiali da sole super scuri, vede che ci sono dei bagliori irregolari intorno alla stella. Questi raggi bizzarri normalmente sono accompagnati da aurore nelle regioni polari, ma indicano anche una tempesta solare. Le tempeste sono solitamente causate da disturbi nel campo magnetico del Sole. In questo caso, le esplosioni di gas e radiazioni sulla superficie del Sole diventano così massicce e potenti da raggiungere anche il nostro pianeta. Fortunatamente le tempeste solari non sono molto pericolose per le persone, ma possono creare problemi ai campi elettrici e persino causare blackout. Il cielo su John si sta oscurando e sta diventando stranamente verde. Qualcosa lo colpisce sulla fronte. Ai! Raccoglie l'oggetto incriminato. È un chicco di grandine. All'aperto però non fa così freddo e non piove. Qualche secondo dopo sente un rumore avanzare rapidamente e trasformarsi in un forte boato. Sembra che un treno merci si stia dirigendo verso di lui. Ma non è un treno, è un tornado! La nube è nascosta dietro una colonna di detriti, ma John la riconosce all'istante. Se sei alla guida, John, allontanati il più possibile dalla tua auto. Trova un fosso, sdraiati e copriti la testa. Sei in casa? Allora allontanati dalle finestre e nasconditi sottoterra, se possibile. E per favore, John, fai molta attenzione se vedi delle nuvole a forma di cono. Sono sinonimo di forti temporali. Se noti che una di queste nuvole inizia a girare su se stessa, cerca immediatamente un riparo. La nuvola si sta trasformando in un tornado proprio davanti ai tuoi occhi. Il lato positivo è che John dovrebbe preoccuparsi solo delle nuvole coniche calde. Quelle fredde sono innocue. La parte complicata consiste nell'individuare la temperatura delle nuvole che abbiamo davanti. Ah, guarda! John ha appena avvistato degli alberi dalla forma strana. Assomigliano alla lettera J e crescono su un pendio. Significa che il terreno sotto i suoi piedi è probabilmente instabile. Se continua a camminare, c'è il rischio che frani tutto. Le onde quadrate si formano quando due modelli d'onda diversi si scontrano l'uno con l'altro. Questo fenomeno sembra davvero impressionante. John, no, non entrare in acqua. Continua a guardare dalla riva. Le correnti trasversali in quel punto possono facilmente trascinare sotto la superficie anche un nuotatore esperto. John continua a camminare lungo la riva. A un certo punto vede delle onde selvagge e agitate che trasportano detriti e alghe. Questa volta rimane fuori dall'acqua. Sa che può essere il segno di una forte corrente di disastro. Questa corrente può essere letale anche per i nuotatori più esperti. Che ne dici di una passeggiata nel parco? John sembra apprezzare questa idea. Il sole splende nel cielo limpido. All'improvviso nota una nuvola verticale che cresce rapidamente. Inizialmente è bianca e brillante, ma man mano che si avvicina a una velocità allarmante diventa densa e color inchiostro. Il cielo si sta scurendo e c'è molto vento. Solo allora il ragazzo si accorge che i peli gli si stanno rizzando. È il segnale che sta per essere colpito da un fulmine. In questo preciso momento, nel suo corpo, si stanno sollevando delle cariche positive che si dirigono verso la parte negativa del temporale. Se non reagisce in fretta, queste cariche si incontreranno.
Non c'è nessun posto dove nascondersi. John dovrebbe accovacciarsi e cercare di rendersi più piccolo degli oggetti che lo circondano. No, John, non sdraiarti per terra. Potrebbe essere umido e l'umidità è un ottimo conduttore di elettricità. Esistono altri segnali che indicano un pericolo durante una tempesta di fulmini. I palmi delle mani di John potrebbero iniziare a sudare, potrebbe sentire strani crepitii provenienti da oggetti metallici, la sua pelle potrebbe iniziare a formicolare e potrebbe percepire uno strano sapore metallico in bocca. Inoltre, è molto probabile che John senta l'odore di cloro, è in realtà l'odore dell'ozono. Le cariche elettriche dividono le molecole di azoto e ossigeno, i principali gas che compongono l'atmosfera, in atomi separati. Quando questi atomi si riuniscono di nuovo, alcuni di essi producono molecole composte da 3 atomi di ossigeno, l'ozono. Possiamo sentirne l'odore durante un temporale, perché le correnti d'aria portano questo gas dalle altre quote fino al nostro livello. Alcuni insetti sentono l'arrivo di una tempesta, si preparano al disastro naturale congelandosi. Così, quando John nota che gli insetti intorno a lui sembrano assopiti, sa che deve prepararsi. Le api sono in grado di prevedere i forti temporali. Queste creature iniziano a lavorare molto più intensamente il giorno prima che inizi a piovere. Mentre cammina vicino al fiume durante un periodo di forti piogge, John sente un suono roboante. Si paralizza dalla paura. È probabile che si tratti di un'alluvione improvvisa. Vede subito i detriti che scendono con il flusso. L'acqua sta rapidamente cambiando colore, diventando più fangosa e scura. Le alluvioni improvvise sono molto pericolose. John cerca immediatamente un riparo. Un altro giorno, John vede uno spettacolare muro di nuvole che sembra estendersi per circa 8 km. Nella migliore delle ipotesi si tratta solo di un forte temporale in arrivo. Ma se la nube a muro inizia a muoversi in cerchio, allora è un tornado. John sta camminando su una montagna innevata. Passo dopo passo ascolta il ghiaccio sotto i suoi piedi. Il suono è piuttosto vuoto. John, forza, controlla se ci sono crepe intorno alle tue impronte. Se è così, è probabile che stia per verificarsi una valanga. Ben presto John vede una valanga muoversi nella sua direzione. Fa del suo meglio per allontanarsi. Nella maggior parte dei casi potrebbe evitarla scendendo verso valle e poi deviando lateralmente. Ma non questa volta. Si rende conto di non avere abbastanza tempo e si dirige verso l'albero più vicino. Tenendosi stretto all'albero, la valanga potrebbe non trascinarlo con sé. Ma se non dovesse funzionare, dovrebbe provare a nuotare sulla neve in superficie mentre la valanga è ancora in movimento. In una bella serata estiva, John nota che le foglie con gli steli più morbidi si afflosciano all'improvviso. Potrebbe indicare l'imminente arrivo di un temporale. Prima di un evento temporalesco, di solito, l'aria diventa più umida e le foglie diventano umide e pesanti. In questo caso il vento le fa facilmente cadere. John vive in una casa piuttosto vecchia ed è abituato ad avere crepe nei muri interni, ma un giorno si accorge che alcune si sono allargate. E non è tutto, ce ne sono di nuove. È un campanello d'allarme perché vive in una zona ricca di calcare, quindi nuove crepe possono significare che una voragine sta per aprirsi vicino casa sua. John si affretta a tornare a casa, cercando di non perdere tempo ad ammirare le nubi a mensola. Sembrano uscite da un film di fantascienza. Si formano quando l'aria calda e umida rimane intrappolata nella corrente ascensionale di un temporale. Queste nuvole minacciose, il più delle volte, indicano che sta per arrivare. Sei nella soleggiata California e fai un'escursione sulle montagne di Santa Lucia. Lì hai una sensazione strana e spiacevole, come se qualcuno ti stesse guardando. Ti guardi intorno ma non vedi nessuno. È allora che guardi le cime delle montagne lontane di fronte a te e ti salta un battito. In cima vedi un profilo umano gigantesco, con le braccia tese e un magnifico arcobaleno pieno che lo circonda. La figura misteriosa è vestita di nero. Non riesci a distinguere nessuna espressione facciale o dettaglio, ma lo vedi in movimento. Dopodiché svanisce proprio davanti ai tuoi occhi. Congratulazioni! Hai appena conosciuto i Dark Watchers, delle entità che terrorizzano gli escursionisti sulle montagne della California da oltre 300 anni. Tuttora gli scienziati non riescono a dare una spiegazione esatta a questo fenomeno misterioso. Quello che sappiamo è che è del tutto naturale. Forse. Una teoria afferma che non ci sono davvero delle sagome. È il cervello umano che crea delle immagini a partire dalle ombre proiettate dalle nuvole sulle montagne. Nel corso dei secoli, la gente ha iniziato a raccontare questa leggenda, quindi veniva più facile costruire immagini riconoscibili sulla scorta del racconto.
Lo stesso può succedere a te, come quando vedi i contorni di un volto umano su un toast bruciato o la forma di un cane su una nuvola nel cielo. La spiegazione scientifica più accreditata è quella dello spettro di Broken, il fenomeno per cui la luce del sole viene piegata da gocce di nebbia o nuvole. Questo spiega l'arcobaleno che circonda queste figure. Quanto all'ombra, beh, sei tu allungato e proiettato sulle montagne davanti a te. Dopotutto, queste figure di solito compaiono quando il sole è dietro all'osservatore. Naturali o no, le figure misteriose in via di estinzione ti hanno spaventato a morte. E ora andiamo in Antartide. Neve, ghiaccio e ancora sole accecante. Sì, è anche un deserto. La luce è quasi accecante. Strabuzzi gli occhi e lontano vedi qualcosa di rosso che spunta dall'infinità del bianco circostante. Avvicinandoti ti rendi conto che è una cascata. Una minacciosa cascata rossa che scorre dal ghiacciaio. Gli schizzi volano in tutte le direzioni e macchiano la neve bianca. Non preoccuparti, queste cosiddette cascate di sangue non sono niente di tutto ciò. Milioni di anni fa, io ancora non c'ero, si formò un ghiacciaio su uno stagno che bloccò l'accesso alla luce solare, al calore e all'ossigeno. Poi, lo stagno è riuscito a sfondare il ghiacciaio con un rivolo d'acqua. Quando un'acqua così salata e ferrosa incontra l'ossigeno, crea quel colore ruggine e scarlatto. Questa è l'unica cascata del suo genere al mondo. Non appena arrivi nel deserto del Namib, noti immediatamente qualcosa di molto strano. Sparsi tra le praterie aride, ci sono cerchi di terra quasi perfetti dove non cresce nulla. Questi enormi pua si chiamano Fairy Circles. E hai azzeccato, nessuno sa davvero cosa li causi. Le papabili colpevoli sono le termiti, che mangiano l'erba intorno alla loro colonia sotterranea. Ciò potrebbe anche spiegare le diverse dimensioni dei cerchi. Gli insetti continuano a mangiare mentre la colonia si espande verso l'esterno, ma si fermano prima di invadere una colonia vicina. Bene, questo è il vicinato. Le macchie in cui vedi l'erba mostrano una sorta di confine che separa le diverse popolazioni di termiti. Così dice la teoria. Ora ci rechiamo al lago Hillier, in Australia. No, i tuoi occhi non ti ingannano. Quel lago è rosa come una gomma da masticare, ed è del tutto balneabile. Questa gigantesca pozzanghera rosa è un lago salato, e non è l'unico al mondo. I laghi salati sono rosa a causa di una specie di alghe e altri microorganismi che li abitano, i quali producono un pigmento rosso per proteggersi dal sole. La particolarità del lago Hillier, tuttavia, è che l'acqua rimane rosa anche se la metti in un bicchiere, e rimane rosa acceso tutto l'anno. Lo stesso non si può dire di altri laghi rosa. Sud-est asiatico. Vedi un albero e ti sembra che qualcuno ci abbia gettato della vernice sopra, ma l'eucalipto arcobaleno lo ha dipinto madre natura. La sua insolita corteccia cambia colore nel tempo come un caleidoscopio. Inizia con una tonalità verde brillante, poi rossa, arancione, viola e infine marrone, dopodiché la palette ricomincia da capo. Le tempeste di sangue fanno molta più paura dei film horror. Ma in realtà non c'è niente di strano o innaturale in questo fenomeno meteorologico, noto addirittura sin dai tempi dell'antica Roma. A volte, forti venti sollevano polvere rossa nell'atmosfera e la portano lontano, in una galassia lontana lontana. Alla fine, questa polvere si mescola alle nuvole, che colorano la pioggia. A proposito, la polvere delle miniere di carbone può rendere la pioggia nera. Il polline, invece, rende la pioggia gialla, mentre altri tipi di polvere possono rendere bianca l'acqua piovana. Nel 2009, a Ishikawa, in Giappone, la gente ha potuto vedere una pioggia mai vista. Piovevano girini. La prima causa potrebbe essere stata il vento, così forte in quella giornata che sollevò e portò via un sacco di girini in un attimo. La seconda ragione possibile era che grandi uccelli come i gabbiani li avessero lasciati cadere mentre tornavano ai loro nidi. Alcuni scienziati ritengono che queste creature siano state sollevate da terra da una tromba d'acqua e siano piovute in seguito. A proposito, quel giorno non vennero trovati solo girini, ma anche rane e pesci, anziché pozzanghere. E sì, possono piovere anche vermi. E alcuni affermano di aver visto piogge di serpenti. Oh mamma mia! Invece delle gocce di pioggia, dal cielo sono piovute chiazze gelatinose traslucide. I ragni australiani sono famosi sia perché terrorizzano le persone, sia perché hanno imparato a piovere. E sì, le piogge di ragno sono un fenomeno abbastanza comune in Australia. Si arrampicano sugli alberi, poi filano fili di seta, ed è per questo che il vento può portarli via.
Di solito non ce ne accorgiamo, ma quando è tutto bagnato i ragni si spostano in luoghi più confortevoli. Si dice che quando piove o nevica si possono vedere i ragni scivolare sulle loro ragnatele come se fossero palloncini. Se ti capita di andare a visitare il fiume Mekong, probabilmente avrai la possibilità di vedere palle luminose che salgono dall'acqua e si alzano in aria. I locali le chiamano palle di fuoco naga. Le dimensioni possono variare. Queste palline rossastre possono essere piccole come ciliegie o grandi come cocomeri. Di notte puoi vedere dozzine e talvolta anche migliaia di queste palle di fuoco. Gli scienziati non hanno una spiegazione valida del motivo per cui accade, ma probabilmente c'è un gas infiammabile che viene rilasciato dall'ambiente paludoso. Tuttavia, una superstizione locale sostiene che dipenda da un serpente gigante che vive nel Mekong. Le nuvole Arcus sembrano uscite direttamente da un film di fantascienza. Si formano quando l'aria calda e umida viene catturata da una corrente ascensionale temporalesca. Queste nuvole minacciose indicano che sta arrivando una tempesta. Dopo i temporali, sopra le nuvole gonfie appaiono nuvole arcobaleno mozzafiato simili al cotone. Le nuvole gonfie sono quelle di bassa quota. Quando il vapore acqueo che contengono si condensa, le goccioline risultanti agiscono come prismi, che formano quindi queste nuvole multicolore. Le nuvole Morning Glory sono estremamente rare. Sembrano enormi tubi che si estendono nel cielo. La maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che queste nuvole appaiono quando una corrente ascensionale passa attraverso la nuvola. Si crea così quell'aspetto caratteristico a rullo. L'aria fresca nella parte posteriore della nuvola la fa affondare verso il basso. Il posto migliore, seppur non l'unico, per vedere le Morning Glory è il Golfo di Carpentaria in Australia. Se decidi di andarci per vedere queste nuvole, opta per il periodo fine settembre-inizio novembre. Questi enormi grumi bianchi sopra la tua testa si chiamano nubi mammatus, che potrebbero darti l'impressione che stia cadendo il cielo. La maggior parte delle nuvole si forma quando l'aria sale nell'atmosfera, ma le mammatus no. Esse appaiono infatti quando l'aria umida e fredda scende e si mescola con l'aria secca. Il risultato? Nuvole di riso soffiato originalissime. A proposito, se osservi questo fenomeno, il maltempo è dietro l'angolo. Oh mamma! Se arrivi in fondo ai Caraibi, appena al largo della costa di Cuba, vedrai colonne circolari, pavimenti lastricati, strutture in pietra simmetriche. Ecco come appare la città sottomarina cubana. Perché una grande città è stata abbandonata? Molti credono che un tempo le rovine appartenessero a una civiltà dimenticata, ma gli scienziati nutrono dei dubbi al riguardo. Affermano che la città perduta non sia altro che un fenomeno naturale apparso circa 5 milioni di anni fa. Queste strutture a dischi e a ciambelle si verificano spesso intorno alle aree del fondale marino dove si liberano gas naturali. Chiunque abbia mai sentito quel rumore fastidioso che fa il bollitore quando l'acqua bolle può immaginare come suona il fischietto. Anche se questo rumore non è terrificante come altri suoni inspiegabili, il fischietto rimane comunque misteriosissimo e incredibilmente sfuggente. Nel 1997 solo un microfono subacqueo fu in grado di captarlo. A quel tempo i ricercatori non sono riusciti a individuare la fonte del rumore. La causa più probabile di questo suono le sponde del lago Superiore nel Michigan ospitano le rocce luminose di Uperlite, un fenomeno naturale creato dalle rocce di sienite, ricche di minerali di sodalite fluorescenti. Queste rocce brillano sotto la luce ultravioletta, creando splendidi motivi sia all'interno che all'esterno. Quando per la prima volta hanno trovato queste rocce, non riuscivano a identificarle. Sebbene si trovino solo nel lago Superiore, la loro storia le riporta indietro di milioni di anni. Infatti, si sono formate da spesse aree crostali continentali del Canada. Poi, migliaia di anni fa, si sono spostate lentamente insieme alle calotte glaciali continentali e ai ghiacciai. I fenomeni naturali si verificano in molte forme e l'unica cosa che l'umanità deve fare è ammirarne la bellezza. Cercare la fine di un arcobaleno significava trovare una pentola d'oro nascosta. Questa è una vecchia storiella che risale ai tempi in cui i vichinghi seppellirono il loro oro in Irlanda. Filosofi e studiosi avevano una comprensione di come si formassero gli arcobaleni anche prima di allora. Gli arcobaleni sono un'illusione ottica, il risultato di rifrazione e riflessione. Questa combinazione avviene grazie alla diffusione della luce bianca attraverso le goccioline d'acqua a più angolazioni, disperdendo la luce bianca in una distribuzione continua di colori.
ogni arcobaleno di cui sei mai stato testimone è doppio, anche se la seconda fascia non è sempre visibile, poiché più luce bianca sfugge a una maggiore distanza. La luce fuoriesce verso l'alto, contrariamente alla prima fascia che va verso il basso. Alcune culture erano convinte che l'aurora boreale si fosse creata a causa di un grande Firefox che ha attraversato i cieli. Altri che si fosse creata dai pennacchi di grandi balene. Molte culture del nord erano convinte che si trattasse di un segno che anticipava buone notizie. Il modo in cui si verifica è ancora intrigante, ma in un modo più scientifico piuttosto che mitico. Le grandi tempeste solari causate dal Sole a 146 milioni di chilometri di distanza inviano nello spazio onde di particelle solari cariche in tutte le direzioni. Quando la Terra viene a contatto con una di queste onde, il campo magnetico e l'atmosfera rispondono. Quando le particelle cariche del Sole colpiscono gli atomi all'interno dell'atmosfera terrestre, gli elettroni si spostano verso uno stato energetico più elevato. Quindi, quando tornano a una forma di energia inferiore, rilasciano fotoni di luce, creando le aurore sui poli nord e sud. I vulcani sono un'emozionante esibizione di madre natura. Si formano quando la roccia fusa calda, la cenere e i gas fuoriescono da un'apertura nella superficie terrestre. La roccia fusa e la cenere si solidificano mentre si raffreddano, creando colate di magma mentre erutta ulteriormente, spingendo più cenere nel cielo. Un fenomeno naturale davvero spettacolare creato dal vulcano è la combinazione di fulmini. Quando un vulcano emette dense nubi di cenere vicino al suolo, fa sì che le particelle si sfreghino insieme, creando elettricità statica, che si traduce in fulmini sopra il vulcano. Mentre le nuvole di cenere salgono più in alto verso la stratosfera, spingono contro le particelle di ghiaccio, che possono a loro volta creare grandi fulmini. Questa combinazione è simile alla modalità in cui una nuvola temporalesca produce fulmini. I temporali si formano normalmente nel tardo pomeriggio, quando il sole ha riscaldato la terra e l'atmosfera a sufficienza per creare l'ambiente giusto. L'aria calda e umida sale nell'aria fredda, provocando condensazione e inviando gocce d'acqua raffreddate nell'atmosfera, dove si riscalda e sale di nuovo. È probabile che una supercella si trasformi fino a diventare un tornado. Succede quando l'aria calda sale attraverso l'aria più fredda, provocando una corrente ascensionale che ruota con venti veloci che soffiano in direzioni diverse. Man mano che viene aspirata più aria calda e la rotazione aumenta, l'aria fresca nella corrente a getto, con forti venti nell'atmosfera, fornisce ulteriormente energia di cui nutrirsi. L'aria umida forma una nuvola a imbuto che cresce, scende a terra e genera un tornado. Gli Stati Uniti hanno il maggior numero di tornado al mondo, circa 1200 all'anno. Sono anche alcuni dei più distruttivi e di dimensioni molto maggiori rispetto ad altrove. Sono particolarmente devastanti nel cosiddetto Tornado Alley. Qui l'aria secca proveniente dalle montagne rocciose si scontra con l'aria fredda dalla parte settentrionale del continente. La civiltà caduta di Atlantide è stata un mito popolare romanzato dalla fantascienza e da altre credenze. La sua vera posizione non è certa. Uno dei presunti luoghi in cui la collocano è nell'occhio azzurro del Sahara, o la struttura di Rishat. Sebbene sia un'idea interessante, questa formazione geologica si è formata nel corso di milioni di anni. L'attività vulcanica ha inizialmente sollevato l'intero paesaggio intorno all'occhio e, col tempo, si è eroso ed è collassato su se stesso. Alla fine si sono formati strati di roccia simili a cipolle e il grande occhio che può essere visto solo dall'alto. Oltre ad essere uno spettacolo meraviglioso, non si può affermare con certezza che Atlantide sia davvero lì. Ci sono diverse località in tutto il mondo con laghi rosa. Questo colore unico è il prodotto della giusta combinazione di luce solare e calore all'interno di uno specchio d'acqua che abbia un alto contenuto di sale. Solo alcuni particolari microbi possono resistere a condizioni così estreme. Producono e raccolgono i carotenoidi. I carotenoidi sono una classe di sostanze chimiche vegetali che si trovano nelle cellule dei vegetali, che aiutano ad assorbire la luce solare. Poiché i microbi aiutano a creare le alghe rosa, anche l'Artemia salina, che si nutre delle alghe, diventa rosa, così come le piume dei fenicotteri che si nutrono di gamberetti e alghe. Per decenni, il mistero delle pietre mobili nel deserto ha lasciato tutti quanti perplessi.
alcune rocce pesanti come un essere umano si muovono sulla sabbia, lasciando dietro di sé una lunga scia. Tuttavia, quando osservate, le rocce erano completamente immobili. Non è stato così fino a quando la tecnologia avanzata utilizzata per monitorare i loro movimenti ha scoperto che non si trattava di uno scherzo elaborato e le pietre non avevano una mente propria. Invece, hanno scoperto che durante l'inverno la formazione di lastre di ghiaccio consentiva alle pietre di muoversi in tutte le direzioni, grazie anche alla presenza di venti leggeri. Le rocce possono viaggiare fino a 5 metri al minuto. Il granchio rosso dell'isola di Natale fa parte di un fenomeno straordinario che si verifica una volta all'anno. Il periodo in cui migrano è determinato dalle fasi lunari e dalle prime precipitazioni tra ottobre e febbraio, anche se non è possibile prevedere la data precisa. Una volta che i granchi cominciano a migrare, lasciano le loro case nella foresta e si dirigono in enormi orde verso il mare. Considerando che sono milioni, si può osservare un mare di granchi rossi mentre fanno il loro viaggio attraverso l'isola, creando ingorghi stradali mentre si dirigono verso l'oceano. Qui depongono le uova e ritornano indietro nella foresta fino all'anno successivo. I cerchi nel grano non sono altro che un fenomeno creato dall'uomo, ma sott'acqua si verificano in maniera naturale senza l'intento di cercare di ingannare nessuno. Il pesce palla maschio trascorre dai 7 ai 9 giorni creando faticosamente schemi intricati nella sabbia fine, sperando che una femmina si avvicini e ispezioni le sue opere d'arte. Sfortunatamente, gli schemi intricati non rimangono lì per sempre, svaniscono poco dopo, rendendole una scoperta straordinaria da parte degli esseri umani. Immagina la reazione del primo subacqueo che si è imbattuto in uno di questi strani schemi. I deserti non sono luoghi in cui crescono molti fiori, ma tutti quanti condividono una rosa in particolare. La rosa del deserto non è una vera e propria pianta, ma è formata da grappoli di cristalli fatti di gesso o barite. Questi cristalli formano una serie di lastre piatte e circolari che conferiscono alla roccia una forma simile a un petalo di rosa. La consistenza e le dimensioni possono variare a seconda del deserto in cui si formano e del tipo di sabbia che si trova nell'ambiente circostante. La bioluminescenza, che è la produzione e l'emissione di luce da parte di un organismo vivente, è un fenomeno condiviso da molte specie sulla Terra. Ad esempio, alcune alghe creano un bagliore etereo nell'oceano durante la notte. Questi minuscoli organismi marini brillano con il movimento regolare delle onde e si vedono più comunemente sulle rive delle spiagge. Se la Terra fosse sconvolta da cataclismi ogni 5 minuti, le condizioni di vita sul pianeta tornerebbero rapidamente simili a quelle di 4,5 miliardi di anni fa. Quando mari e oceani erano bollenti, fulmini cadevano dovunque, le placche continentali si stavano ancora formando e tutti i vulcani erano attivi. E non c'era nemmeno internet. La Terra era ancora un enorme ribollente calderone privo di vita. Se quel calderone tornasse a bollire, potrebbe spazzar via quasi tutte le attuali forme di vita sul pianeta. Ma supponiamo, così per gioco, che ci siano cataclismi continui. Ecco la scena. Buongiorno. Ti risvegli in un piccolo bunker sotterraneo. Il sensore antisismico ti informa che una scossa di grado 7 arriverà tra pochi minuti. Ti carichi il tuo zaino impermeabile sulle spalle e sali di sopra. Il tuo bunker è a prova di terremoto, lì dentro sei al sicuro, ma sei rimasto a corto di provviste. Inoltre, il giorno prima hai intercettato un segnale radio che invitava tutti i superstiti a mettersi in viaggio verso sud. Hai le coordinate, non è lontano da dove ti trovi, ma devi fare in fretta prima che il paesaggio attorno a te cambi di nuovo. Apri il portellone e ti ritrovi nel bel mezzo di un vero deserto. Il sole è quasi invisibile, pallido in un cielo grigio. La terra trema, ma tu non hai paura. Non esistono più case o edifici o altre strutture che possano caderti addosso. La scossa nemmeno ti fa perdere l'equilibrio, ormai sei abituato. È quasi come saltare su un trampolino. L'unico vero pericolo sono le profonde voragini nel terreno, ma sai come superarle facilmente saltando. Dopo così tanto esercizio mattutino, decidi che è arrivata l'ora di fare colazione. Tiri fuori una lattina dal tuo zaino. Mancano pochi minuti al prossimo disastro, quindi ti sbrighi a mangiare. Intanto ti torna alla mente il racconto del tuo bisnonno su come tutto questo ebbe inizio. In quei tempi il pianeta era suddiviso in territori chiamati nazioni. Era popolato da miliardi di persone finché successe qualcosa di terribile.
Le placche tettoniche iniziarono a muoversi, la temperatura e la pressione atmosferica cambiarono drasticamente. In un solo giorno, intere città vennero rase al suolo dai terremoti. Tsunami e inondazioni si accanirono sulle rovine. La cenere vulcanica bloccò quasi del tutto la luce solare. Gli incendi distrussero gran parte della vegetazione e le eruzioni avvelenarono l'aria. Solo pochi superstiti riuscirono ad adattarsi al nuovo mondo e tu, per fortuna, sei uno di loro. Terminata la tua colazione, un'altra scossa ti distrae per un attimo, ma ti rimetti subito in marcia. Il tuo mondo è popolato da viaggiatori solitari, spostarsi da soli è più sicuro. Altri hanno formato delle piccole comuni, ma nessuno si ferma mai troppo a lungo nello stesso posto. Tutta la tua vita è un movimento continuo, ma non ne hai paura. Sai che la regola fondamentale durante un disastro è mantenere la calma e tutti i superstiti hanno una tempra d'acciaio e un'ottima forma fisica. Corri verso sud per qualche chilometro finché avverti un odore. Ti metti subito la maschera antigas. A quanto pare il sisma ha scatenato un'eruzione limnica, ovvero dal sottosuolo è fuoriuscita anidride carbonica. Con la maschera antigas sei al sicuro, ma non puoi correre tanto veloce mentre la indossi. In lontananza puoi ammirare una foresta. Ormai è raro vedere una macchia di alberi sopravvissuta agli incendi. Ti togli la maschera antigas e ti ripari dal sole cocente sotto le fronde. Una vera e propria oasi. Vedi che crescono fiori e frutti di bosco di ogni genere. Ma qualcosa ti preoccupa. Se la terra è così fertile, significa che sei vicino a qualche vulcano. Il suolo vulcanico, ricco di minerali e vitamine, fa prosperare la vegetazione. Ora la vedi a una certa distanza, una montagna solitaria. Ecco il vulcano. Basta una piccola spinta nel sottosuolo ed ecco che il vulcano erutta. Fai scorta di bacche e fuggi via da quel posto a gambe levate. La lava fuoriuscita dal vulcano appicca subito un incendio nel bosco. Dal tuo zaino tiri fuori un monopattino elettrico e fili via più lontano possibile dalla montagna infuocata. Il cielo si copre di cenere, ma sai che non durerà a lungo. Si è alzato un forte vento che aumenta rapidamente di intensità. Capisci che c'è un uragano, diretto proprio verso di te. Allora prendi una piccola pala e scavi una fossa nel terreno. Il suolo è arido, ma ti bastano un paio di minuti per scavarti una piccola trincea in cui rifugiarti. Ultimato il lavoro, ti sistemi nella fossa e ti proteggi con una piccola tenda. Ben presto l'uragano spazza via le ceneri vulcaniche e l'aria torna limpida. Ma l'incendio peggiora, alimentato dai forti venti, e divora l'intera foresta. Esci dal tuo rifugio e indossi di nuovo la maschera antigas. C'è fumo dovunque e fa un caldo insopportabile. Però ti rendi conto che un uragano non nasce dal nulla, si forma in seguito allo scontro tra correnti d'aria calda e la superficie del mare. Questo significa che sei vicino ad uno specchio d'acqua. Meno male, perché vuoi darti una bella rinfrescata. Ma dietro di te ora si scatena un boato. Ti volti. Un enorme muro d'acqua avanza verso l'incendio. Niente panico, prendi il giubbotto di salvataggio dal tuo zaino, ti togli la maschera antigas e la rimpiazzi con una da sub, poi infili anche le pinne. L'onda ti trascina via, ma non annegherai. Dopo anni di duro allenamento, sai bene come nuotare. Ti aggrappi ad un tronco e aspetti che l'onda di piena si allontani, sostituita da qualche altro disastro. Per 5 minuti galleggi sovrastato da un cielo nero, tempestato di fulmini. Nonostante tutto hai la forza di spingerti verso sud. Comincia a far freddo, ma presto vedi la riva. Ma quando ci arrivi non tocchi terra, solo ghiaccio. Un forte vento ha portato un ciclone freddo che ha causato un rapido abbassamento della temperatura. Sembra l'Antartide, tormente di neve e dappertutto. Stai gelando, ma sai cosa ti serve? Tiri fuori dallo zaino la tua coperta termica e continui la tua marcia verso sud. Ti imbottisci i vestiti di cartacce, carta da imballaggio e cotone per tenerti al caldo. Strada facendo riempi qualche bottiglia di neve, che più tardi si scioglierà. Hai il viso tutto congelato e a causa della tormenta di neve non riesci a vedere quasi niente. Finché ad un tratto senti che la neve sotto i tuoi piedi è più soffice. Il ghiaccio si scioglie e si trasforma in acqua. Senti un soffio d'aria calda sul viso, il terreno ora è duro e asciutto. Guardi il cielo, poi il tuo orologio. 5 minuti dopo, il cielo è di nuovo invaso da nuvoloni neri. Prendi una placca metallica dal tuo zaino e la usi per ripararti la testa. Pochi secondi dopo, cade un diluvio di pioggia e grandine. Enormi sfere di ghiaccio colpiscono il tuo scudo, ma non ti impensieriscono, anzi, sorridi persino. Il terreno ora è umido e molle per la grandinata.
Quando il diluvio finisce, ti togli tutti i materiali isolanti da sotto i vestiti e li riponi nello zaino. Poi estrai alcuni lunghi pioli metallici. I pioli sono avvolti da del filo di rame. Li colleghi tra di loro e formi così una lunga antenna, che infili bene nel terreno prima di allontanarti. Passata la grandine, ora dal cielo piombano giù fulmini. Ma grazie al parafulmine che hai appena costruito sei al sicuro. Aspetti che la tempesta finisca prima di smontare il parafulmine e rimettere tutto a posto nello zaino. Fa di nuovo molto caldo. La neve in bottiglia si è sciolta e hai da bere a volontà attraverso questo tratto di deserto. La terra trema ancora, il ciclo ricomincia. Terremoti, anidride carbonica, incendi, inondazioni, nevicate, tsunami, fulmini. E così via ancora e ancora. Grazie alla tua bussola, riesci a proseguire il tuo viaggio e arrivi a destinazione dopo pochi mesi. Dal terreno spunta fuori una lunga antenna. Si tratta di un segnale che indica la presenza di una città sotterranea.